Presidente, anticipo che se a un certo punto fossi in difficoltà potrei essere autorizzato ad abbassare un po' la mascherina perché l'altra volta alla fine ero in debito di ossigeno. Tanto Vabbè, non è che. faccio distanziare il collega Luciani o mi distanzio Sì, no, è io? importante che sia distante da tutti quanti gli altri, Sì, ecco. Insomma, dico. finché può tenerla sarebbe meglio Sì, tenerla. sì, Capisco sì. che è una difficoltà obiettiva nel parlare a voce alta con la Sì, e mascherina e poi quindi temo di perdere cerchiamo di lucidità. essere elastici, diciamo. Va Vabbè, un bene, attimo. grazie, io Sì, ci provo, un insomma, attimo solo, poi Pubblico vediamo. Ministero. Pubblico Ministero, scusi, un attimo solo. Prego. Sì, Presidente, grazie. E inizio con due precisazioni dovute alla carenza di ossigeno della scorsa udienza, la sentenza del sequestro della Cerreonia della prima sezione Sì, non era e della. non della decima, Ci eravamo ci resi conto, ma non l'abbiamo mancherebbe. corretta, Pubblico Ministero, diciamo. Per carità, Prego. poi ho detto proprio la decima, quindi Sì, faccio ammenda. È l'udienza in cui ha deposto il test d'ERZA era dell'8 settembre e non dell'8 febbraio, l'8 febbraio è il mio compleanno e mi è scappato. Va bene, ricominciamo. Presidente, riavvolgiamo velocemente il nastro. Noi eravamo arrivati a dimostrare, secondo noi, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori, attraverso le sentenze definitive, che da 30 anni si parla di Gran Casamonica come sodalizio stabilmente inserito in contesti di criminalità organizzata della capitale. Come sono riusciti Casamonica a fare un salto di qualità del genere da un punto di vista criminale? Secondo insomma, quelli che sono i risultati dello studio che abbiamo fatto e anche dell'istruttoria dibattimentale, ci sono riusciti, grazie a quella che è la loro civiltà, la violenza spesso gratuita, la violenza che terrorizza la cittadinanza romana e che si basa sul fatto che sono tutti degli abilissimi picchiatori, in particolare sono quasi tutti pugili. Questo emerge dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, lo ha detto Fazzari. Udienza del 27 gennaio 2020, questa storia risaputa per Roma dappertutto, che sono la maggior parte tutti pugili non professionisti, ma pugili, gran picchiatori. È risaputo che si sono fatti strada così, recuperando i crediti della banda della Magliana. Lo dice anche la Cerreoni. La Cerreoni lo dice, io a me piace sempre, se riesco a estrapolare dichiarazioni utili per questo processo, rese dalla Cerreoni nell'altro processo, cioè nell'incidente probatorio del 29 dicembre del 2014, perché in quell'incidente probatorio la Cerreoni a un certo punto, pagina 44, dice per loro i bambini devono picchiare, da piccoli li mandano a fare pugilato. Così da grandi hanno un lavoro, quello dell'usuraio, ed è un argomento che poi la Cerreoni ha ripreso nell'udienza del 30 gennaio 2020 davanti a questo tribunale dicendo sono tutti, fanno tutti pugilato anche se non a livello professionistico, lo fa Giuseppe, lo fa Domenico, lo fa Massimiliano, lo fa Pasquale che lo fa particolarmente bene, come insomma, abbiamo visto, non a caso lo chiamano Rocky. Come abbiamo visto, nel senso che lo potete vedere, Presidente, perché noi il video dell'aggressione selvaggia ai danni di Fabio Sulpizio lo abbiamo prodotto e per capire la paura della gente quel video va visto. Guardatelo in Camera di Consiglio. Poi c'è la dichiarazione del teste Flocker che riscontra tutto questo e dice sì, io
Il padre Casamonica Guerrino era addirittura un pugile professionista e aveva cercato di avviare i figli all'attività del pugilato. E questa circostanza è ben nota nella popolazione romana. Ne ha parlato sul Pizzi, udienza del 19 febbraio 2020, che dice testualmente: lo fanno tutti quanti, era pugilato. Ne ha detto il testo Simone Formica, udienza del 22 settembre 2020, dice: io li conosco da una vita, posso mettermi paura, sono quasi tutti pugili. Lo ha detto il testo Fururi Roberto, anzi il collaboratore Fururi Roberto, dicendo che i Casamonica sono abilissimi nel recupero crediti, perché dice la gente per questo pure aveva paura, perché se qualcuno non pagava o se gli dovevano dei soldi spaccavano. E poi poi ogni tanto qualcuno ci rimette la vita, perché Luigi Ticconi, il compagno di banco di Cristiano Vitale, è stato ammazzato a pugni da Casamonica Luciano, che ha riportato una condanna per omicidio preterintenzionale. Per cui, e qua tiro le somme su tutto quello che avevamo detto l'altra volta, è vero che Casamonica non sono una mafia storica, ma è vero pure che a Roma non possono essere ritenuti un'organizzazione priva di nomen e di storia criminale, quanto il nomen, adesso lo vedremo, e basta solo l'evocazione del nome Casamonica per determinare paura, basta vedere come il nome Casamonica è conosciuto a Roma, ma adesso lo vedremo. Per cui, rimanendo a quella dicotomia del dottor Arioli, possiamo dire che ormai da un ventennio i mafiosi doc a Roma, secondo noi, sono i Casamonica. E perché? E iniziamo adesso, finora abbiamo fatto una ricostruzione storica, adesso iniziamo un po' a entrare nel dettaglio di quali sono le caratteristiche di questo clan. La prima caratteristica, quella che desta maggiore preoccupazione e che poi provoca paura, su cui si fonda la forza di intimidazione, è che possono fare affidamento su un numero di sodali potenzialmente, ripeto l'avverbio, potenzialmente enorme. Il teste Lo Iacono ha spiegato come l'esperienza investigativa maturata negli ultimi anni induce a parlare di arcipelago Casamonica, cioè costituito da più famiglie collegate tra loro ma autonome l'una rispetto all'altra, e che sono dedite tutte alle stesse attività, che sono usura, estorsione, armi, sostanze stupefacenti, intestazioni fittizie di beni, attività che la Corte d'Appello di Roma, nella sentenza del 16-12-2016, operazione Tramonto definitiva che ho prodotto, le definisce le attività criminali costituenti il terreno di elezione delle tradizionali associazioni di stampo mafioso. E per quello che è emerso dall'attività di indagine, nonostante l'autonomia che contraddistingue ciascun nucleo familiare, i Casamonica sono legati fra loro da un comune senso di appartenenza alla medesima famiglia, come si è potuto vedere nell'agosto del 2015 in occasione del funerale. Ecco, questo è un aspetto che noi intendiamo approfondire partendo dalle dichiarazioni di Deborah Cerreoni, che devo dire su una serie di aspetti strutturali del clan ha dimostrato una capacità anche di lettura che per certi versi stupisce, perché lei lo dice, lei ne parla, ne ha parlato davanti a questo tribunale proprio nella prima udienza 28 gennaio 2020. È un comune senso di appartenenza alla medesima famiglia, un vincolo che lega praticamente tutti Casamonica. Quindi la struttura, lei dice così, senso comune di appartenenza alla medesima famiglia, ma nel contempo divisioni in articolazioni territoriali che hanno autonomia operativa che prescinde, insomma non c'è, come dice lei, il capo dei capi, ma poi lo vedremo. Ecco, questa che sembra un'affermazione, no, che lascia il tempo delle trova, che vuol dire senso comune di appartenenza alla medesima famiglia? La Cerreoni lo spiega, dice questo si traduce nel fatto che a
ha bisogno nei momenti di difficoltà, tutti, e sono tantissimi, dice lei, sono a disposizione. Questo lo dice la Cerreoni con la sua esperienza di portafurba. Per quello che ha visto a Portafurba, la Cerreoni non è una criminale come Fazzari, poi vedremo quello che ha detto Fazzari. Ci dà questa prima dichiarazione e questa prima lettura di Portafurba. Poi guardate cosa ha detto la teste Angela Rogers, che invece non è una sprovveduta ragazzina che si è ritrovata a Portafurba a vivere l'incubo che ha vissuto la Cerreoni. È un vicequestore aggiunto della Polizia di Stato che ha indagato non su Portafurba ma sulla Romanina. L'udienza è quella del 20 ottobre del 2020 e la Rogers dice questa cosa: abbiamo constatato che questa organizzazione, oltre ad avere una struttura che non è verticistica ma è orizzontale, perché esistono le organizzazioni con struttura orizzontale, parleremo anche di questo, è caratterizzata dal fatto che ciascun gruppo familiare ha una sua autonomia nell'ambito delle attività illecite che perpetra. Nel momento in cui però si viene a verificare una minaccia proveniente dall'esterno, cioè proveniente da coloro che non appartengono alle famiglie Casamonica, tutti i gruppi familiari si ricompattano. Per minaccia intendo un qualsiasi fattore esterno che vada a incidere sui gruppi familiari dei Casamonica, perché hanno un fortissimo senso di appartenenza alla famiglia e per questo si ricompattano. Quindi la Rogers, con parole diverse, perché ovviamente ha una cultura, un'esperienza diversa, le dice, dopo aver fatto un'attività di indagine lunga e complessa sui Casamonica della Romanina, sostanzialmente dice la stessa cosa della Cerreoni. Ma ancora più, quindi abbiamo la prospettiva della gaggia a Portafurba, la prospettiva del vicequestore aggiunto della Polizia di Stato alla Romanina, e adesso vediamo la prospettiva del criminale, cioè delle dichiarazioni di Fazzari, che dice: a Roma nessuno, quell'udienza è quella del 14 gennaio 2020, nessuno si mette contro Casamonica, perché sono tanti, sono sempre uniti quando succede qualcosa. E lui dice: io questa esperienza l'ho vissuta, cioè Fazzari qua non fa una valutazione, parla di quella che è stata la sua esperienza, per cui lui nella prima fase del rapporto con Casamonica Massimiliano a un certo punto ha avuto dei problemi e ha cercato aiuto a Roma, e Fazzari è uno che nella vita fino al 2015 ha fatto il criminale ed è nato e cresciuto nel Lazio, e criminali nel Lazio ne conosce tanti, però dice: non sono riuscito ad avere aiuto da nessuno, ho parlato con Carlo Moretti, mi hanno detto tutti la stessa cosa, ho pensato anche di scendere in Calabria per risolvere il problema in maniera diversa, cioè rivolgendomi ai miei parenti dranghetisti. Dice poi: io queste cose ne ho sentite dire da Carlo Moretti, al quale mi ero rivolto, da Giorgio Guarnieri, da Ivano Pace, sono tutte persone insomma con precedenti penali. L'ho sentito dire anche da Noemi Ranieri, che conosce Casamonica da una vita e conosce Perronace, che sta con i Gallace. Quindi su questo punto le dichiarazioni di Fazzari e Cerreoni sono ancora una volta speculari, però su questo argomento Fazzari, così come sull'argomento rapporti con la penitenziaria Re Bibbia, ha un angolo prospettico privilegiato, perché la Cerreoni dice quello che ha visto a Portafurba, quello che ha potuto notare, quello che ha potuto anche dedurre. E Fazzari no, Fazzari racconta l'esperienza del criminale radicato nella capitale e che si deve contrapporre ai Casamonica. Tutto questo trova riscontro anche in una serie di intercettazioni. Per cui finora siamo sulla prova dichiarativa. Guardiamo le intercettazioni. Le intercettazioni io le analizzo sempre in ordine cronologico. La prima è una conversazione del 29 settembre 2000. Il protagonista è Casamonica Giuseppe. Io non utilizzo l'intercettazione, perché il Tribunale l'ha ritenuto inutilizzabile. Io utilizzo la sentenza definitiva.
nella quale quella conversazione è riportata e nella quale sono riportate le dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria, che era quello che aveva stimolato quell'intercettazione. E Casamonica Giuseppe dice: noi siamo proprio uniti come famiglia, è una cosa, è la razza che è fatta in quella maniera. Se io ho un problema posso andare da mio cugino, che sarà Luciano, da mio zio, che sarà Vittorio, e via dicendo, tanto che il tribunale ritiene univoca questa conversazione, ed è del 29 settembre 2000. Passano 16 anni e noi intercettiamo una conversazione che è un riscontro straordinario dal nostro punto di vista a tutto quello che ho detto finora, all'interno dell'autovettura di Casamonica Guerrino. È la conversazione dell'11 marzo del 2016, il rito 8802 del 2015, il progressivo il 1765, e quell'intercettazione che nell'altra udienza ho detto, secondo me, è una delle intercettazioni più importanti dell'intera attività di indagine, anzi forse la più importante di tutte. Per leggere questa intercettazione, Presidente, però, bisogna fare una premessa con riferimento alla identificazione dei conversanti, perché il trascrittore sbaglia e lo possiamo dimostrare. Nella memoria ve lo spieghiamo per filo e per segno, nel senso che lui attribuisce a Chicco, che sarebbe Guerrino, una serie di frasi che pronuncia invece Pasquale detto Rocchi. Che si trattasse di Pasquale detto Rocchi non c'è alcun dubbio, sulla base di tutta una serie di elementi che mi indichiamo nella memoria, ve ne dico qualcuno. L'interlocutore, chiamato voce maschile, che è Casamonica Consiglio, lo chiama ripetutamente Ro. A un certo punto gli dice: tuo fratello è negro. Il fratello è negro è notoriamente Casamonica Massimiliano, che ne dica lui nelle dichiarazioni spontanee. Lui è soprannominato Ciufalo o Ernegro, lo dice la Cerreoni, lo dice Fabio Casavecchia, emerge dalle intercettazioni su cui ha deposto il testo Giuliano, lo ha detto anche Vitale, senza sapere di averlo detto, perché Vitale, nel raccontare il suo rapporto fanciullesco con i Casamonica, ha detto: giocavamo a pallone insieme, mi ricordo che ci attribuivamo dei nomi, e Massimiliano Casamonica lo chiamavamo Barbadiglio. Voi forse non lo sapete, ma Barbadiglio è un attaccante dell'Avesino, peruviano dei primi anni Ottanta, notoriamente insomma di colore. Quindi è negro, è lui. Quindi quando dice tuo fratello è negro, sicuramente non è Casamonica Emanuele, ma è Casamonica Massimiliano, che è il fratello di Pasquale. Comunque, nella memoria tutto questo lo spieghiamo meglio. Andiamo avanti. A un certo punto, a bordo dell'autovettura restano solo Pasquale e Simone, anzi Rocchi e Simone, li voglio chiamare con i loro soprannomi così ci capiamo meglio, e parlano di tutta una questione che attiene alla opportunità o meno di sferrare un attacco armato contro un gruppo avverso che avrebbe fatto uno sgarro a Casamonica Pasquale. E qua, a parte il fatto che fanno ripetutamente riferimento alla circostanza di fare parte di un unico gruppo, io poi questo è un aspetto che valorizzerò meglio nella parte finale della discussione di oggi, della mia, perché poi inizia il collega, perché uno degli aspetti che intendiamo affrontare è anche dimostrare che i due gruppi sono due sottogruppi di un unico gruppo. Ma per il momento vi sottolineo questa frase. Quindi si fomentano a vicenda e dice: Rocchi, tutti dietro, io sto in prima linea, noi siamo Pitbull, siamo Rottweiler. A un certo punto c'è questa frase: siamo 100 persone se c'è un problema, te lo dico io, Arò, che problema c'è? Non passano, siamo 100 persone, quando siamo 100 persone? A Portafurba non sono 100, siamo 100 persone se c'è un problema, che è la stessa cosa che ha detto Fazzari, che è la stessa cosa che ha detto la Rogers, cioè i vari gruppi presenti nella capitale, se c'è un problema si ricompattano. E questa è una conversazione, diciamo, che spero almeno questa si possa definire univocamente criminale, perché
all'altra la Corte d'Appello per esempio aveva dato una lettura diversa. Io spero che insomma, se si tratti di se si parli di fucile a canne mozze, P38, pistole d'altro tipo, Scorpion, di andare a sparare, spero che si possa dire che è una conversazione univocamente criminale. E comunque loro dicono: siamo 100 persone, se c'è un problema c'è da dire che questa è la trascrizione paritale, la trascrizione fatta dal consulente di cui ci siamo avvalsi in fase di indagine, purtroppo non era così precisa, infatti abbiamo avuto tanti problemi con quel consulente a cui abbiamo dovuto anche revocare l'incarico. Quindi prova dichiarativa, intercettazioni, però visto che dobbiamo poi analizzare la forza di intimidazione, la domanda è: ma tutto questo è noto solo ai componenti del clan e a quelli che gli gravitano intorno per aspetti criminali come la Cerreoni e Fazzari e Furuli, o è noto a tutti a Roma? E guardate, io adesso vedo anche una serie di dichiarazioni delle persone offese, non voglio essere petulante, magari nella memoria ne mettiamo qualcuna in più. Barcaccia Cristian, udienza del 26 febbraio 2020, dice che sono come una ragnatela. Sulpizzi Fabio, l'abbiamo già detto l'altra volta, si sente dire: anche se mi arrestano ci sono gli altri dietro di me. Formica Simone, 22 settembre 2020, dice: no, io avevo paura di tutto il gruppo perché, testuale, sono tanti e una famiglia unita. Conversazione fra Formica Simone e la madre, 24 settembre 2018, RIT 50-25-18 progressivo 22-19, una cosa importante, questa è una conversazione, ci sono diverse conversazioni che adesso vi indicherò, intercettate dopo l'esecuzione di Gramigna, quando in teoria la gente avrebbe dovuto dire: ah, meno male, l'hanno arrestati. E invece sono intercettazioni da cui si desume esattamente quello che vi ho detto finora, cioè che è notorio che il problema non era stato risolto perché ce n'erano tanti altri fuori. E quelli di Portafuori avevamo arrestati tutti praticamente. Che succede? Succede che Formica viene citato a comparire in procura e fa una telefonata con la madre in cui le dice testualmente, e qua a parte che dice una serie di bestemmie, ma insomma ve le risparmio, dice: là devi stare attento pure come parli, perché se parli male quelli ti vengono a pigliare a casa poi. E quelli chi? Visto che erano tutti dentro. È evidente che sa che ce ne sono altri fuori. Ancora più esplicita sullo stesso punto è la conversazione fra l'abiso Marco e l'abiso Maurizio, padre e figlio, del 23 luglio 2020, progressivo 4508, RIT 4150 del 2018. Queste sono intercettazioni, diciamo, questa conversazione fa parte di un gruppo di intercettazioni drammatiche in cui penso che le ricorderete benissimo perché avete fatto anche un'ordinanza di acquisizione delle dichiarazioni di all'abiso sulla base di queste conversazioni. Ed è una conversazione fra padre e figlio quando all'abiso è stato avvicinato dopo l'esecuzione dell'operazione, gli hanno fatto sapere cosa doveva dire. E il padre dice: ma questi sono rimasti gli altri a rompere i coglioni? E Marco D'Abiso risponde: vabbè, ma quelli sono 10.000. Laurito Daniele, sentito nell'udienza del 6 ottobre 2020, Laurito Daniele è uno che Casa Monica gli conosce bene, è stato socio di Di Marzio Giuseppina per tanti anni, ha avuto rapporti con queste, gravita nel mondo delle discoteche da sempre, e a un certo punto, per spiegare la sua paura, dice testualmente questa frase: anche se magari in carcere stanno in 30 o in 40, che è chiaramente riferimento all'operazione Gramigna, che avevamo arrestato 37 persone, fuori so 100-200. Di Marzio Claudio, udienza del 29 settembre 2020, si sente dire: tanto se ne fa la denuncia ne restano uno e ne restano fuori 100. Conversazione fra Fusco Fabio e Conte Eleonora, RIT 4158 del 2018, progressivo 3102 del 20 settembre del 2018. Conversazione perfettamente speculare a quelle di all'abiso e di Formica, cioè sostanzialmente Fusco dice: ma c'è certo, proprio adesso che avevo finito quasi di pagare l'hanno arrestato. E poi dice: vabbè, ma tanto poi se no venivano i cugini, quello, quell'altro, tanto mica li hanno presi tutti, avevamo arrestato 37 persone. Poi ci sono le dichiarazioni di Danzi Marco, questa è una deposizione secondo me molto importante
su cui bisognerebbe fare una serie di riflessioni. L'udienza è quella del 24 novembre del 2020. Nella sua deposizione, proprio su questo aspetto, cioè sul numero dei componenti del clan, che è questo anche che incute paura, fa una serie di dichiarazioni, sono tre passaggi micidiali, perché cioè, prima dice ci sono tante altre persone della loro famiglia che sono liberi, poi dice era una famiglia che sono un po' tutti uniti, quindi non è che potevi avere paura solo di uno, ma di tutti. Poi dice loro sono talmente tanti che... E anzi Marco, c'è anche una conversazione che è stata intercettata col capitano Dogliacono, che è dell'11 agosto del 2018, quindi dopo l'esecuzione dell'operazione, dopo le conferme al tribunale del riesame, Lanzi Marco viene intercettato col capitano Dogliacono e dice tutta una serie di cose più o meno di questo tenore, e faccio rinvio a quella conversazione. Quando ha deposto davanti al tribunale, Lanzi ha detto sostanzialmente che dopo aver reso la dichiarazione alla PG, ha parlato al telefono con il capitano Dogliacono e la conversazione è agli atti e la potete leggere, a quel punto Lanzi dice io credo di non poter più vivere a Roma dopo questo, e proprio cioè lui liquida tutto come uno che parte in guerra, lascia la fidanzata, lascia la città, va in Abruzzo e ci resta per diversi mesi, poi torna e nel settembre 2020 viene avvicinato da Casamonica Guerrino classe 87, che è un personaggio diciamo miracolato di questo processo, diciamo che è stato sfiorato, è uno che è passato nel fuoco e ne è uscito, ma magari in futuro sarà meno fortunato. Questo è il fratello di Casamonica Salvatore classe 88, che avvicina Lanzi Marco nel settembre del 2020 in un bar, ed è lo stesso soggetto che nel settembre del 2016 aveva avvicinato Marco all'Albiso, cioè si chiama Casamonica Guerrino classe 87, detto Maittà. Poi ci sono le dichiarazioni di Checchi Fabrizio, le abbiamo già richiamate l'altra volta, avevano arrestato Massimiliano, che era il suo usuraio, il problema era tutt'altro che risolto, anzi le minacce peggiori le ha ricevute proprio in quel periodo, quando lui scappa negli Stati Uniti, Casamonica Massimiliano era detenuto. Poi ci sono le dichiarazioni di Casavecchia Fabio Massimo, che deponendo da questo, che riconosce da 20 anni, e deponendo davanti a questo tribunale dice sono una famiglia famigerata, insomma non era una famiglia normale. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Furuli Roberto, che ha detto di aver visto con i suoi occhi il terrore di Marco Maggi, che aveva paura di essere massacrato da tutto il gruppo di persone. Ovviamente tutte queste dichiarazioni, basta, non ne leggo più, ce ne sono tante altre, ma direi che ho annoiato abbastanza, ovviamente rilevano non solo perché confermano le dichiarazioni dei collaboratori in merito alla struttura peculiarissima di questo clan, ma perché hanno indiscutibili ricadute in punto di qualificazione giuridica del fatto, cioè pensate a tutto quello che abbiamo detto finora, sì, ne restano 40, ne restano fuori 100, mica li hanno presi tutti, eccetera, eccetera. E torniamo a quello che aveva detto la tanto invocata sentenza della sesta sezione di Mondo di Mezzo. È necessario che la forza di intimidazione derivi dall'associazione in sé e non dal prestigio criminale del singolo associato, nel senso che anche se venissero individuati, perseguiti ed isolati i singoli associati, anche quelli dotati di rilevante fama criminale, non di meno l'associazione manterrebbe la propria fama criminale. Ditemi se questa frase non la potete calare precisa nel nostro procedimento, ditemi se non si attaglia perfettamente all'organizzazione di cui stiamo parlando. Altro tema. Casamonica Vittorio, ne abbiamo già parlato in parte l'altra volta, analizzando le dichiarazioni di Fazza, che aveva parlato dei suoi rapporti con la banda della Magliana, per la verità la stessa cosa aveva detto anche la Cerreoni e sono puntualmente riscontrate. Vediamo un po' cosa dice esattamente la Cerreoni, anche qua dimostrando una lucidità ammirevole, perché lei dice, lo dice nel 2015,
quando una ragazza semplice interrogata da un pubblico ministero che cerca di capire come è strutturato il clan, e lei dice quello che ha detto davanti a questo tribunale, che vi leggo nell'udienza del 28 gennaio del 2020. Questo zio Vittorio non era il capo di tutti, perché lì non esiste, nei Casamonica, in quella famiglia non esiste un capo di tutti, un capo assoluto. Ogni nucleo ha il suo capo, non esiste un capo dei capi, diciamo. Però diciamo questa cosa, appunto, comunque è un clan alla fine, perché sono tutti legati tra loro in attività di illecite. Mi riferisco alla struttura delle famiglie, che sono proprio strutturate così. Cioè dice che quello che ha detto la Rogers è una struttura orizzontale. Ora, anche qua, no, devo aprire una parentesi, diciamo, dolorosa per me, anche per il collega Luciani, forse più per lui che per me, che, in cui noi a un certo punto nella sentenza della Corte d'Appello leggiamo che uno dei motivi per i quali, perché loro dicono no, deve decidere il tribunale, però poi ne scrivono, uno dei motivi per i quali sostanzialmente la Corte d'Appello ritiene che non ci sia la mafiosità, e dice che la Cerreoni, sentite questo passaggio, non ha fatto alcun riferimento all'esistenza di un organismo parafederativo delle famiglie, composto dai singoli capifamiglia, che prenda decisioni efficaci per tutte le famiglie. Cioè non c'è la cupola, no? Cioè come la Commissione Provinciale di Palermo. Ora, scusi, a parte il fatto che quando la Procura di Roma nel processo Mondo di Mezzo ha sostenuto la mafiosità parlando di riserva di violenza e di capacità potenziale di intimidazione, si è presa una bella, diciamo, segnatura con la penna blu della Cassazione, che ha scritto si tratta di concetti giuridicamente estranei alla tipicità della fattispecie. E io potrei accontentarmi, come dire, di riportarmi a questa sentenza della Cassazione Mondo di Mezzo, che questo processo, nel senso, beh, veramente la cupola, diciamo che è un concetto giuridicamente estraneo alla fattispecie di cui ci stiamo occupando. Ma poi io invito anche a fare una riflessione. Se per esserci la mafia deve esserci la cupola, allora la camorra non è mafia. Allora l'andrangheta, prima del 17 giugno del 2016, quando è passato in giudicato il processo crimine, non era mafia. Nessuno ha mai dubitato che le singole cosche di camorra rientrino nella fattispecie del 416 bis. Nessuno ha mai dubitato che le singole, che la cosca Bellocco, la cosca Pelle, la cosca Gallico, la cosca Pesce, anche se valutate isolatamente, non nell'ambito di un'organizzazione unitaria con un organo di vertice, rientrassero nel 416 bis. E poi comunque, per la verità, pare di capire, cioè la cupola è una peculiarità, ma qua siamo fuori dal diritto, ma visto che, come dire, ci stimolano, allora rispondiamo. La cupola è una peculiarità di Cosa Nostra, ma non ha neanche i poteri stringenti che la Corte d'Appello pretende che debba avere, perché leggendo la sentenza si capisce che la cupola, cioè questo organo parafederativo che poi non so dove si dovrebbe riunire, dovrebbe decidere anche sulle singole intestazioni fittizie. Cioè non c'è l'aggravante mafiosa sull'intestazione fittizia dell'autovettura, perché non lo ha deliberato la cupola? Ma dico, ma di che stiamo parlando? Anche perché poi noi ci stiamo occupando in questo processo di Casamonica di Porta Furba. Noi non stiamo facendo il processo universale di Casamonica. Nell'occuparci di Casamonica di Porta Furba abbiamo faticosamente messo insieme tanti tasselli per ricostruirne la struttura. Ed è una struttura orizzontale, come una struttura orizzontale la Camorra, come era ritenuta una struttura orizzontale l'Andrangheta fino a pochi anni fa. Quindi questa dichiarazione della Cerreoni, che viene anche liquidata come per dire sì,
sta ragazzina parla di mafia e non capisce che manca la cupola. In realtà è riscontrata in un modo straordinario da una conversazione che adesso vi richiamo, che è quella intercettata al bordo dell'autovettura di Pace Daniele il 12 febbraio del 2018, il RIT 1756 del 2018 progressivo 538, e un'intercettazione dell'operazione Noi Proteggiamo Roma. Ne ha parlato la dottoressa Rogers e ha spiegato chi è Pace Daniele. Pace Daniele è uno dei pochissimi gaggi che sono accettati all'interno di un clan casamonica, nel caso di specie quello della Romanina. Lui era il braccio destro, lo spiega bene la Rogers, il braccio destro di Casamonica Christian, era talmente inserito che parlava anche lui in lingua sinti, e quando Simona Zagova, la collaboratrice di giustizia, scompare, perché le storie della Cerreone e della Zagova sono molto simili, entrambe finite da giovani in questa famiglia, entrambe alla fine riescono a scappare quando il marito è detenuto, entrambe cercate dal clan. Quello che viene mandato a cercare la Zagova, anche in Repubblica Ceca se necessario, è proprio Pace Daniele. Quindi Pace Daniele è proprio un personaggio doc, inserito perfettamente, infatti è arrestato per associazione mafiosa, abbiamo chiesto il rinvio a giudizio la settimana scorsa e tuttora è detenuto ad Ancona per questa. In questa conversazione lui parla con un tale Sarrecchia Andrea e a un certo punto parlano dei Casamonica e questo Sarrecchia gli dice: la famiglia dove stai te, cioè forse non te rendi conto, ma lavori per i più grandi criminali di Roma, sono una delle prime famiglie, beh? E il Pace Daniele risponde: una delle prime famiglie? No, è la prima. A questo punto questo Sarrecchia si incuriosisce e dice: senti, ma chi è il più potente dei Casamonica? E la risposta di Pace Daniele è: ma non c'hanno la piramidale loro? È una struttura orizzontale, lo dice Pace Daniele, che è uno che fa parte di questo clan. Vi segnalo che in questa conversazione, vi invito a riascoltarla solo per la precisione, il perito sbaglia l'ascolto, perché a un certo punto Sarrecchia dice: ma come si chiama il papà di Christian? Nella perizia è scritto Caruso, in realtà se riascoltate dice chiaramente Ferruccio, sta parlando del padre di Casamonica Christian. Quindi questa conversazione conferma dall'angolo prospettico della Romanina, dall'angolo visuale della Romanina, quello che la Cerreone aveva già riferito dicendo quello che aveva visto a Porta Furba. E poi c'è una cosa che voglio segnalare. Questa conversazione è stata intercettata il 12 aprile del 2018. Gramigna è stata eseguita il 17 luglio del 2018. Le dichiarazioni della Cerreone sono diventate pubbliche il 17 luglio del 2018. Quando Pace Daniele fa questa affermazione, non c'hanno la piramidale, non ha letto le dichiarazioni della Cerreone, non le ha potute leggere, erano coperte dal segreto. Eppure dicono esattamente la stessa cosa, da due prospettive diverse. Del resto, questa è una domanda che è stata fatta alla Teste Rogers, ma sono emersi i rapporti fra quelli della Romanina e quelli di Porta Furba? I rapporti in realtà sono emersi dalla nostra indagine, ne ha parlato il Teste Flocker, parlando dei contatti telefonici fra Casamonica Guerrino, detto Chicco, e Casamonica Christian. Fra l'altro in queste telefonate Casamonica e Christian utilizzavano utenza intestata a Pace Daniele, proprio a riprova del rapporto esistente fra i due. E poi è molto interessante un verbale di assunzione di informazioni reso dalla Cerreone il 31 gennaio del 2018, perché una delle cose che ho detto l'altra volta in debito di ossigeno è che la Cerreone ha rivestito il ruolo di testimone di giustizia dal luglio 2017 fino all'aprile 2017, fino a luglio 2020, in realtà è fino a luglio del 2018. Questo verbale noi l'abbiamo acquisito col consenso delle parti nell'udienza del 4 febbraio del 2021. Se leggete quel verbale, la Cerreone parla proprio
proprio dei Casamonica dell'operazione Noi Proteggiamo Roma, gli riconosce anche in foto, parla di Casamonica Guerrino detto Pedè, parla del padre Casamonica Giuseppe, della madre di Silvio Anna, della Casamonica Sonia, di Casamonica Cristian, e a un certo punto dice: sono quelli della Romanina, come il defunto Casamonica Vittorio, non so che tipo di parentela ci sia fra quest'ultimo e Pedè, ma certamente sono parenti fra loro. E in effetti la Rogers lo ha spiegato bene, sono rapporti strettissimi di parentela fra questi e Casamonica Vittorio, perché Casamonica Giuseppe, padre di Pedè, è figlio di Casamonica Consiglio, fratello di Vittorio. Casamonica Loreta, sorella di Ferruccio, è sposata con un fratello di Casamonica Vittorio. Quindi questi sono proprio rapporti strettissimi riscontrati dalle dichiarazioni della Cerreoni. Eppure Fazza di Massimiliano non ha mai conosciuto Casamonica Vittorio. Pulmistero, scusi, 4 febbraio 21 o 20? 4 febbraio 21 l'acquisizione del verbale? Sì, l'ha chiesto alla difesa l'avvocato Marco Di Michele, per provare, credo, una serie, chi abitava a Porta Furba. Il verbale è quello del 31 gennaio del 2018, aspetti che ve lo confermo, è stato acquisito nell'udienza del 4 febbraio 2021. Credo che in quell'udienza sia stata emessa l'ordinanza dal Tribunale, ma la richiesta di acquisizione era stata formulata in qualche udienza precedente. Prego. Andiamo alle dichiarazioni di Fazza Massimiliano su Casamonica Vittorio. Lui, la fonte principale di Fazza, che non ha mai conosciuto Casamonica Vittorio, sono Simone e Luciano, con i quali aveva un rapporto particolarmente stretto, e aveva sentito dire da loro che insomma, questo Casamonica Vittorio è un personaggio per loro talmente carismatico, talmente, insomma, un punto di riferimento, il mito, che chiamavano la Romanina il quartier generale. In effetti, anche qua, i rapporti fra proprio il ramo Luciano e Simone e il ramo Casamonica Vittorio risultano riscontrati, perché lo ha spiegato bene il testo Iacono. L'udienza è quella del 5 febbraio del 2020. Casamonica Armando, padre di Luciano e Consiglio, è cugino di primo grado di Casamonica Vittorio, e inoltre il suocero di Consiglio, Casamonica Dante, è nipote di primo grado di Casamonica Vittorio, quindi era un rapporto familiare particolarmente stretto. E poi, dice sempre lo Iacono, un fratello di Casamonica Armando è il padre di Casamonica Concetta, la madre di Liliana, Giuseppe, Pasquale, eccetera. Quindi ecco il rapporto anche di vincolo familiare proprio esistente con il ramo di Casamonica Vittorio. Le dichiarazioni di Fazzari, qua vado veloce perché forse l'ho già detto l'altra volta, in merito al rapporto stretto in particolare fra Luciano, Simone e il defunto Vittorio, risultano affermati gli accertamenti del funerale. Il feretro lo portano loro, il funerale a Porta Furba, l'acqua di Travertino, sostanzialmente lo organizza Casamonica Luciano, hanno detto i musicisti, ed è pure lui a pretendere insomma che venissero suonati determinati brani. E anche lì, come ha detto il testo dello Iacono, l'apri piazza, quello che si vede, abbiamo prodotto anche le foto, è la Casamonica Guerrino, il padre di Liliana, Giuseppe, eccetera. Quindi i rapporti in effetti con questo Casamonica Vittorio sono rapporti documentati. E poi a un certo punto, l'ho già detto l'altra volta, magari stavolta lo spiego meglio, è Fazzari, che, ripeto, Fazzari non ha mai visto Casamonica Vittorio, ne ha sentito parlare, quindi ne ha sentito parlare come una specie di personaggio leggendario, che però, proprio per quella che è la struttura del clan Casamonica, non è il capo dei capi. E dice: per quello che ho capito io, era come quello, il capo dell'Andrangheta, l'ho detto l'altra volta, sta facendo riferimento a Pedì Sano Domenico. Ed è chiaramente una valutazione del Fazzari, dal mio punto di vista interessante, ma diciamo da un punto di vista processuale forse neanche lo è,
nel senso che una valutazione che fa lui, siccome ho preso San Domenico è sì un personaggio di vertice dell''Ndrangheta, ma non ha reali poteri su tutte le articolazioni dell''Ndrangheta, per quello che ho capito io Casa Monica Vittorio è una cosa del genere. La Corte d'Appello, pagina 33, su questo punto dice che Fazzari avrebbe detto che il defunto Casa Monica Vittorio, quando chiamava il capo assoluto dell''Ndrangheta, che vorrei sapere come lo chiamava, perché io l'ho intercettato per 3 anni, ho preso San Domenico e non ho intercettato una telefonata neanche con sua figlia, quindi il defunto Casa Monica Vittorio, quando chiamava il capo assoluto dell''Ndrangheta, di cui il dichiarante Fazzari non sapeva dire il nome, otteneva ciò che voleva. Quindi, secondo la Corte d'Appello, quel parallelo che ha fatto Fazzari, che non ha mai visto Casa Monica Vittorio e che il nome di Oppidisano l'ha letto sul libro, si traduce nel fatto che Casa Monica Vittorio aveva il potere di dare ordini a Oppidisano Domenico. Boh, da dove l'hanno tirata fuori sta cosa? Non lo so. Chiaro che poi viene ritenuto non attendibile. Quindi la valutazione diventa un fatto, lasciamo perdere, andiamo avanti. E altra cosa che abbiamo già detto, ma la ripetiamo, e che secondo noi è significativa, è il fatto che questo funerale show, no? Una sfida alla città di Roma, ha scritto il dottor Sturzo, eccetera, eccetera, viene fatto nella chiesa Don Bosco di Arco di Travertino. Quindi non nella zona del defunto, ma nella zona dei nostri imputati, che è un'ulteriore dimostrazione del fatto che quel comune senso di appartenenza alla medesima famiglia di cui ha parlato da Cerreoni ha poi delle ricadute concrete. Stringiamo ulteriormente, diciamo, il tiro e proprio concentriamoci adesso sui Casa Monica di Porta Furba. Su Casa Monica di Porta Furba io direi che già per capire chi sono e quello che fanno basterebbe leggere la proposta di ingresso nel clan che viene fatta a Massimiliano Fazzari. Gliela fa Salvatore Casa Monica, classe 76, anche per conto di Casa Monica Liliana, e dice sì, entra nel clan, ma per fare cosa? Cioè per fare un po' di tutto, riscuotere debiti usurari, spaccare ossa, portare droga, sparare, cioè ancora una volta quelle che per la Corte d'Appello sono le attività criminali costituenti il terreno d'elezione delle tradizionali associazioni di stampo mafioso. Ma Fazzari dice attenzione, perché questi non si limitano a svolgere le classiche attività da mafiosi, questi si vantano di essere mafiosi. Lo dicono proprio che sono mafiosi, lo dice Fazzari, lo ha detto davanti a questo tribunale, dice loro si definiscono proprio dei mafiosi, si definiscono così, un gruppo mafioso, cioè loro si equiparano all''Ndrangheta, tanto è vero che sapendo che io appartenevo a una famiglia calabrese dicevano noi siamo come voi, siamo come l''Ndrangheta, siamo uguali a voi. Queste cose chi gliele ha dette? Gliele ha dette innanzitutto Liliana, ma poi lui dice io questo discorso l'ho sentito fare da Consiglio, da Pasquale, da Ciccillo, da Luciano, un giorno particolare, cioè il giorno in cui Casa Monica Consiglio torna in stile Gomorra all'interno del vicolo dove, dopo essere stato scarcerato. Il giorno noi sappiamo qual è il 7 aprile del 2014. Quindi non è una frase estemporanea quella che ha sentito Fazzari, perché come ho detto l'altra volta, quel giorno ad accogliere Simone nel vicolo c'erano tutti, e tutti hanno partecipato a questi discorsi. Poi nel corso dell'udienza del 27 gennaio 2020, stimolato dalla difesa su questo punto, Fazzari ribadisce quello che ha detto, dice no guardi avvocato che loro si equiparano all''Ndrangheta, però secondo me, questa è una valutazione del Fazzari, sono più simili alla Camorra, perché l''Ndrangheta agisce sotto traccia, questi invece sono plateali e sfacciati come i camorristi. E in effetti ha ragione Fazzari, perché la cifra stilistica di Casa Monica è proprio questa. Nella sentenza della Cassazione del Roxy Bar
quella del cautelare, ma ve l'abbiamo prodotta, quella della quinta sezione del 22 ottobre del 2018, Casamonica Antonio più 3. La Corte di Cassazione, per motivare l'aggravante mafiosa, parla di forme di pubblica iattanza. In effetti è roba più da camorristi che da ndranghetisti. Ha ragione Fazzari. Su questo, cioè sul fatto che i Casamonica si sentono mafiosi, non abbiamo solo le dichiarazioni di Fazzari e della Cerreoni. Abbiamo anche una serie di intercettazioni in cui i protagonisti dei dialoghi sono loro. E io ve le analizzo adesso in ordine cronologico. La prima, che non è un'intercettazione, è una registrazione, perché come tale l'ha ritenuta questo tribunale e quindi è utilizzabile, non ho bisogno neanche di utilizzare la sentenza, utilizzo proprio la registrazione, è quella del 28 settembre 2000 fra Casamonica Giuseppe e un certo Antonio, che era quello estorto sostanzialmente, era quello a cui Casamonica Giuseppe aveva chiesto 300.000 lire alla settimana per dargli la protezione per una pizzeria aperta sulla Tuscolana, che poi di questo stiamo parlando. Allora, sentite queste frasi. Antonio, questo è quello che ha appena aperto la pizzeria. C'è un nostro dirigente di Modena che vorrebbe venire domani anche a parlare. Devono aprire altri locali qui a Roma e anche nei dintorni e non vorrebbero avere problemi di nessun genere. Risponde Casamonica Giuseppe detto Bitalo. A Roma ci stanno i Casamonica e basta. Se ci siamo noi non avranno problemi di nessun genere. Qui a Roma ci siamo noi. Di qualsiasi cosa rispendiamo noi. E a un certo punto gli dice: senti, sei di Roma te? Hai sentito mai i Casamonica? Siamo nel settembre 2000, Presidente, sono passati 21 anni. Hai sentito mai i Casamonica? Allora, ando stiamo noi, quella era una pizzeria sulla Tuscolana, nessuno viene a rompere il cazzo, nessuno viene a romper cazzo, a bussà, addosto io. Cioè, a bussà io ero convinto che fosse un termine meridionale, è un tipico termine da estorsione meridionale. Nella locale mia nessuno viene a bussare, l'avrà sentito anche il collega Luciani a Caltanissetta. Questo non è un termine romano, è un termine che Casamonica Giuseppe mutua dalle mafie storiche. Nessuno viene a bussà dove sto io, hai capito? A te, io sto sempre in qui zona, arco di Travertino e tutto quanto. Quindi, prima conversazione di 21 anni fa. Passano anche quasi 10 anni. Casamonica Guerrino con Zaccaro Vito Nicola, ritto 88-02-2015, progressivi 949-950. A Roma siamo i più forti, noi siamo i più forti a Roma. Conversazione dell'11 marzo 2016, progressivo 17-65, ritto 88-02-15, è quella che ho detto che è una delle più importanti. Siamo Pitbull, siamo Rottweiler, siamo 100 persone se c'è un problema. Conversazione del 24 febbraio 2016, RIT 86-93-15, progressivo 12-840. Qua è Casamonica Guerrino che parla con una certa Giorgia, per tutta una questione, insomma, che vi risparmio, che ve la potete leggere. Comunque in questa conversazione ripetutamente c'è uno che potrebbe mettersi in contrasto con Casamonica Guerrino per una questione di donne, diciamo così, e questa Giorgia spiegava, diceva: io ho cercato di spiegare che Guerrino appartiene a una famiglia che ha un grande potere su Roma. Dice: te rendi conto che potere c'hanno su Roma? Su Roma, ma pure fuori Roma. Tu forse non sai come funziona a Roma. E in questa conversazione ripetutamente Guerrino concorda con lei e dice: certo. Poi c'è la conversazione fra Pace Daniele e Starrecchia Andrea, l'ho detta prima. I Casamonica sono la prima famiglia di Roma. E poi, sempre in questa operazione Noi Proteggiamo Roma, c'è un'altra conversazione, secondo me, molto importante. Finora non l'abbiamo analizzata. Anche questa viene intercettata dopo l'operazione Gramigna, in particolare il 19 luglio del 2018, fra Casamonica Guido, che è figlio della nostra... di Silvio Gelsomina, e la compagna Cafarelli Giorgia, RIT 26-18 del 2018, progressivo 36-149.
qua stanno commentando l'esecuzione di Gramigna. E vi ricordate che dice, che aveva detto Fazzari? Questi si, lo dicono proprio che sono mafiosi, si equiparano alla 'Ndrangheta. Sentite con quali parole Casamonica Guido commenta l'esecuzione dell'operazione Gramigna. Questa è tutta una cosa che stanno a fare per far entrare gli altri clan. Non hai capito? Perché i Casamonica proteggono Roma. Invece i napoletani vogliono entrare, la Camorra vuole entrare a Roma, i calabresi vogliono entrare a Roma. E ci vogliono distruggere a noi, la Camorra e la 'Ndrangheta. Gli dà fastidio perché noi proteggiamo Roma. Ecco perché poi l'operazione si chiama così. Allora, questa conversazione secondo noi si offre due letture, entrambe importanti. La prima è che è chiaro che queste frasi di Casamonica Guido sono perfettamente sovrapponibili a quelle che Fazzari dice di aver ascoltato all'interno del vicolo. Noi siamo come la 'Ndrangheta, e lui dice secondo me sono come la Camorra, e Casamonica Guido dice certo, perché se non ci siamo noi poi la Camorra e la 'Ndrangheta se la comandano a Roma, vogliono far entrare gli altri clan, non i clan, gli altri clan come noi, la Camorra e la 'Ndrangheta. E poi c'è un'altra cosa che andrebbe, insomma, come dire, che meriterebbe una riflessione. Guardate quante volte in questa conversazione ricorre il pronome noi. Noi ci vogliono distruggere a noi, gli dà fastidio perché noi proteggiamo Roma. Ma avevano arrestato Casamonica di Porta Furba. Lui sta alla Romanina. E questo pure conferma l'esistenza del legame fortissimo che unisce tutti i nuclei familiari, esattamente come dicevano i collaboratori e come diceva la Rogers. Poi ci sono le conversazioni delle persone offese, io ve ne indico poche, in cui il termine mafia o comunque elementi di mafia vengono ripetutamente accostati alla parola Casamonica. Conversazione fra l'Abbiso Marco e la fidanzata Mancini Serena, 30 settembre 2016, RIT 5410 del 2016, progressivo 3450. Stanno commentando il fatto che all'Abbiso è stato sentito in procura. Dice, all'Abbiso dice, ma più che altro penso che loro stanno a fare un'indagine sullo spaccio di droga, armi, perché la mafia quello è. Mancini Serena, certo, pizzo dei negozi, quello che è la mafia, insomma. Anche perché il business dei Casamonica è un po' più ampio, Questo dice Mancini Serena. Poi c'è un'altra intercettazione che io metto sul podio, mio podio personale, perché io ho il mio podio delle intercettazioni, di questo processo, che è quella fra Formica Simone e all'Abbiso Marco del 24 ottobre 2016, progressivo 4902, RIT 6130 2016. Per capire questa intercettazione a pieno, dobbiamo fornirvi una chiave di lettura. All'Abbiso era da anni usurato dai Casamonica, si era venduto la casa. Formica era da anni usurato da Roberto Spada, da Domenico Spada, entrambi lo sapevano perché sono amici. Pochi giorni prima all'Abbiso viene sentito dal pubblico ministero ed è il verbale che voi avete acquisito. E a un certo punto di quel verbale all'Abbiso, che manifesta molta paura dalle domande che gli vengono fatte, dalle contestazioni che gli vengono fatte sulle intercettazioni, lui capisce, no, che c'è un'indagine, e a un certo punto dice, ma io ho paura se questo verbale diventa pubblico, tanto che gli diciamo, guarda all'Abbiso, stai tranquillo, perché se la cosa non si risolve in nulla, non diventa pubblico perché lo archiviamo. Se diventa pubblico, quelli che, insomma, di cui hai paura non saranno in condizione di metterti paura. E quindi in questa conversazione fra i due amici, entrambi da anni usurati, all'Abbiso è un po' più ringalluzzito. Formica invece no, perché non sa nulla. E quindi all'Abbiso a un certo punto, parlando di Casamonica di Spada, dice vabbè, ma a un certo punto bisogna mettersi anche a muso duro, dice all'Abbiso coraggioso, perché sapeva che c'era l'indagine. E Formica sconcertato, che dice, ma che stai? Dice testualmente, ma come fai a metterti a muso duro con questa gente, Marco?
Ma mica siamo banditi io e te, oh. Oh, noi ci abbiamo da perdere, ci abbiamo famiglia, ci abbiamo madri, padri, cioè, ma di che stai a parlare? Ma come fai a metterti a brutto muso? Ti ci devi mettere d'accordo e basta, ti ci devi mettere d'accordo, perché se ti metti a fare la guerra con questi, perdi. E come ho evidenziato, come l'ha detto anche lui, Simone Formica, queste persone le conosce da una vita. E poi anche lo stesso Simone Formica, dopo l'esecuzione dell'operazione Gramigna, ma prima di essere convocato da noi, quando poi abbiamo visto come ha reagito, commenta il giorno del compleanno di Domenico Spada, perché lui qua ha detto: io Domenico lo ringrazio perché mi ha aiutato in un momento di difficoltà, essendo così generoso da prestarmi 800 euro e chiedermene in cambio solo 60.000. Ma è chiaro che lui ha del risentimento, giustamente, per Domenico Spada, e commentano, fanno una telefonata il 15 settembre del 2018, che è il compleanno di Domenico Spada. Il RIT 50-25-18, il progressivo è il 625, in cui, commentando l'operazione Gramigna, dice: non hai capito, ormai Roma prima stava sotto i piedi d'oro, ma ormai si è rivoltata. Quindi passiamo adesso, sempre, diciamo, stringendo sempre di più, cercando di tirare le somme di tutto questo discorso. Cioè, questo ufficio ritiene che l'organizzazione di cui stiamo parlando abbia tutti i requisiti richiesti dal codice penale e dalla giurisprudenza per riconoscere l'esistenza del delitto di associazione mafiosa. E ribadisco, lo sottolineo, anche se forse non dovrei farlo, ma la piattaforma probatoria che dovete valutare voi è enormemente più ampia di quella che ha valutato la Cassazione nella famosa sentenza della terza sezione del 9 febbraio 2019, che dice senza mezzi termini: questa è un'associazione mafiosa. Quali sono questi requisiti? Noi eravamo partiti dalla sentenza Buzzi Salvatore più 31, e non sto qua a ripetermi, là era chiara: ci vuole una capacità di intimidazione effettiva ed esercitata, non potenziale, ce l'abbiamo, e la forza di intimidazione deve essere del gruppo e non del singolo, e ce l'abbiamo. Quindi la sentenza Mafia Capitale io non la analizzo più. Invece vado alla seconda sentenza, quella della seconda sezione 29-11-2019, dottore Arioli estensore. Questa è una sentenza che, come ho già detto l'altra volta, a me personalmente piace molto, perché è molto chiara, è quasi didascalica, non dice niente di rivoluzionario, ma quello che dice lo dice in modo molto chiaro. E dice in modo molto chiaro, dice: attenzione, quello che distingue l'associazione a delinquere dall'associazione mafiosa non è la finalità, perché dice dottor Arioli: la norma prevede un mosaico di finalità, alcune in astratto anche lecite. Ciò che le connota come mafiose è il metodo, cioè il fatto di avvalersi della forza di intimidazione, del vincolo associativo e dello stato di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Quindi, signori, signore del Tribunale, quello che dobbiamo valutare in questo processo è se il clan Casamonica possieda una forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, se ne avvalga e si avvalga del soggettamento e omertà che ne deriva. E tiriamo le somme. E secondo noi, dall'intera istruttoria dibattimentale di cui, insomma, con i nostri limiti abbiamo cercato di dare conto finora, emerge che questa forza di intimidazione è esercitata e percepita non solo nella zona dei nostri imputati indicati al capo A, ma più in generale dell'intera cittadinanza romana. E vi invito a fare una serie di riflessioni, di farle insieme a noi. In questo processo, l'ho detto l'altra volta, ci sono 25 persone offese private diverse e non c'è nessuna denuncia, l'ho già detto. Guardate e chiedetevi: chi di queste 25 persone che non ha fatto denuncia quando magari Casamonica potevano fare più paura, ha però avuto il coraggio di costituirsi parte civile davanti a questo tribunale? Nessuno, tranne i soliti enti territoriali e non di categoria,
che si costituiscono in questi processi e che ringraziamo perché la loro costituzione è un segnale importante per tutti. Non si è costituito parte civile nessuno, neanche chi si è venduta la casa come ad Avviso e come dell'Orefice. Obiettivamente io non amo ricorrere alle iperboli, anche perché rischiano poi di avere l'effetto opposto, però queste cose succedevano, perché non succedono neanche più nei distretti di Palermo, di Reggio Calabria, di Caltanissetta, di Catanzaro, non a Roma. E già questo vi consente di inquadrare il fenomeno che dovete valutare e qualificare. Secondo dato, il dottor Arioli, estensore di quella sentenza, avevo detto l'altra volta, fa questa bella dicotomia, bella perché consente immediatamente di cogliere il significato. Mafia storica, mafia loc, nuove mafie, mafie prive di nomen e di storia criminale. Ad entrambe si applica il 416 bis. Fa anche un'altra dicotomia in questa sentenza per spiegare la forza di intimidazione. Perché lui dice, mafia storica, testuale, basta la parola mafia, 'ndrangheta, camorra, perché ci sia una forza di intimidazione intrinseca, diciamo. Nuove mafie? Beh, le nuove mafie, dice testualmente, vanno valutate nel loro concreto atteggiarsi, per poi verificare se sono effettivamente dotate di una forza di intimidazione. Quindi sostanzialmente dice il 416 bis si applica ad entrambe, però la prova, diciamo, si richiede una prova maggiore per le nuove mafie, perché per le mafie storiche c'è tutto il pregresso e basta la parola. Per le nuove mafie bisogna valutarle nel loro concreto atteggiarsi se sono veramente mafie. E noi, sempre in un'ottica, diciamo, garantista, abbiamo deciso di trattare i Casa Monica e di valutarli nel loro concreto atteggiarsi, anche se per la verità, e adesso ve lo dimostriamo, per i Casa Monica basterebbe la parola, come dice il dottor Arioli. E allora partiamo dalla, basterebbe la parola, lo dice Casa Monica Giuseppe, non lo dico io. Intercettazione, registrazione del 28 settembre 2000, l'abbiamo detto prima, sei di Roma te, hai mai sentito Casa Monica? Che vuol dire? Basta la parola. Questo è, diciamo, nella storia di Casa Monica, che basti la parola. Le sentenze della banda della Magliana che abbiamo analizzato l'altra volta, quei passaggi che io trovo veramente incredibili, che spiegano perché Nicoletti si servisse di loro per riscuotere i crediti, perché la gente aveva paura di loro e non degli altri gentiluomini amici di Nicoletti, cioè, dicono tanto. Cioè quell'escalation di intimidazione che subisce Gastone Nardecchia, anche un ordigno esplosivo, e poi cede quando arrivano i Casa Monica, dice tanto. E anche diciamo, dall'intera istruttoria di questo processo è emerso che anche l'evocazione del nome Casa Monica ha letteralmente terrorizzato le persone offese, perché qua non è solo che non c'è nessuna denuncia, tutte le ipotesi di reato sottoposte alla vostra attenzione traggono origine o dalle dichiarazioni dei collaboratori o dalle intercettazioni, non da una denuncia, neanche una. A parte il povero Sanità Ernesto, ma anche là noi ci siamo arrivati con le intercettazioni, perché poi c'era quello, un ufficiale di polizia giudiziaria infedele, evidentemente al commissariato Viminale, che ha fatto sparire quella denuncia. Ecco, anche qua, questo è un passaggio che affronto, mentre quello sulla cupola l'ho affrontato proprio per, diciamo, per una mia questione personale, perché era più forte di me. Questo invece lo affronto perché immagino che sarà anche affrontato dalla difesa. Le difese, nel descrivere il rapporto fra l'usurato e l'usuraio, quando l'usuraio è Casa Monica, e nella Corte d'Appello probabilmente, sicuramente, perché non riesco a pensare diversamente, perché si è concentrata su quelle ipotesi di reato contestare agli imputati che avevano chiesto il rito abbreviato, dice
parte che fa tutto un discorso semantico sulla differenza fra omertà e reticenza, magari la lascio al collega Luciani, che se no poi gli tolgo troppo spazio. Dice il rapporto fra il debito, insomma, queste reazioni dei debitori che non denunciano possono essere anche, non c'è una spiegazione alternativa, possono essere ricondotte all'ordinaria soggezione che connotano gli atteggiamenti dei soggetti passivi nei rapporti usurari. È tipico del debitore usurato, il quale ha interesse a conservare il rapporto creditizio illecito con il suo finanziatore. Quindi sostanzialmente le nostre persone offese avrebbero un interesse a conservare il rapporto col Casa Monica di turno. Ora, tipo spot, pensate a Simone Formica, che dice: io pago 150 euro al mese per tutta la vita pur di garantirmi la libertà. Vi pare uno che abbia interesse a mantenere il rapporto col creditore? Pensate a Marco D'Avviso, che il debito l'aveva pagato per intero, perché lui riceve 5, restituisce 10 e poi continuano a chiedere i soldi per anni e si deve vendere la casa. Vi sembra uno che abbia interesse a mantenere il rapporto col creditore? Pensate a Checchi Fabrizio, che scappa negli Stati Uniti. E come lo avrebbe mantenuto il rapporto col creditore dagli Stati Uniti? Non lo so, con una videoconferenza. O Migliarini Enrico, che paga 600.000 euro per un debito che non era neanche suo. Vi sembra uno che ha interesse a mantenere il rapporto col creditore? Per cui noi lo sottolineiamo, questo voglio dirlo a chiare lettere, non per fare polemica con la sentenza della Corte d'Appello, anche perché sarebbe assolutamente stupido da parte nostra. Le sentenze noi le rispettiamo tutte e le leggiamo con attenzione, però a parte il fatto che quella sentenza sta per essere impugnata davanti alla Corte di Cassazione e sono ragionevolmente convinto che verrà annullata su quegli aspetti, però io ve lo sottolineo perché quella sentenza, anche se non è definitiva, rischia poi di condizionare anche con un retropensiero. E purtroppo, come vi ho già evidenziato, quella sentenza, proprio perché la Corte con una grande onestà intellettuale lo ammette, cioè dice: io ho letto solo quello che mi interessava, quei pochi reati, non avendo avuto una visione d'insieme, e lo scrivono loro ed è apprezzabile che lo scrivano, poi scrivono cose destituite di ogni fondamento. La Cerreoni diventa testimone di giustizia, Fazzari diventa entraneo al clan Casa Monica con un ruolo apicale, manca la cupola, e Casa Monica Vittorio dava ordini a Opperisano Domenico, e i debitori erano legati a doppio mandato ai Casa Monica, non per paura, ma perché c'è questa sorta di sindrome di Stoccolma fra l'usurato e l'usuraio. Sono tutti obiettivamente fatti sganciati, proprio totalmente disancorati dalle risultanze processuali, e noi abbiamo il dovere di sottolinearlo, ripeto, senza alcuna polemica, ma non per niente, perché sarebbe stupido da parte nostra. E anche controproducente, perché non si chiama reticenza, a parte che la differenza fra reticenza e omertà, insomma, parliamone, ma lasciamo stare, poi ne parlo il collega Luciani se vuole, con riferimento allo stato di omertà delle persone offese. Ma vogliamo parlare di tutte le persone offese che, pur di non accusare Casa Monica, hanno dichiarato il falso alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero e sono pure imputate? Alcune sì, alcune no: Viola Maurizio, Di Bartolomeo Corrado, Di Bartolomeo Luca, Coppola Simone, Scano Patrizia, dell'Orefice Domenico, Migliarini Enrico, Baldini Marco. Vogliamo parlare di Marco D'Avviso, che si è autoaccusato di calunnia con quella deposizione ridicola pur di non accusare di Casa Monica? E sa qual è la nostra amarezza, Presidente? Che anche questo è un film già visto. Anche questo è nella storia di Casa Monica, cioè, voi ne avete traccia in una sentenza definitiva, ve l'abbiamo prodotta, che è un processo emblematico, è quello in cui sono imputati, per associazione a delinquere finalizzata ai soliti reati che fanno loro, di Silvio Gelsomina, il marito Casa Monica Ferruccio, il figlio Casa Monica Raffaele e poi un altro che si chiama Cotugno Raffaele. Quello è un processo che riguarda fatti commessi fra il 2007 fra il 97 e il 2003, quindi riguarda fatti sostanzialmente di 20 anni fa. In primo grado, tribunale, sentenza che voi avete, molti testi
ritrattano, sono reticenti e il tribunale, è scritto nella sentenza, evidenziando che le ritrattazioni erano irragionevoli e che i testi manifestavano un clima di paura, le acquisisce ex 504 comma, come avete fatto voi per all'avviso, solo che voi per all'avviso l'avete fatto sulla base di una prova diretta delle intercettazioni, loro l'hanno fatto sulla base di una prova logica. Dice: non è possibile che tutte queste persone vengono ritrattano in modo assolutamente irragionevole, non sanno spiegare le ragioni per cui avevano reso quelle dichiarazioni e manifestano paura. È chiaro che sono state avvicinate. Fra l'altro, evidenzia il tribunale, per cui guardate poi come la storia torna sempre, tutte queste persone dicono esattamente quello che ha detto l'avviso a voi, cioè: no, sì, è vero che mi hanno dato dei soldi, ma senza interessi, quando ne parlavamo stavo restituendo il capitale. Poi abbiamo visto che all'avviso era stato consigliato di dire così. Comunque il tribunale le acquisisce, ordinanza coraggiosa, e commina pene, insomma, pesanti. Vanno in appello, questa è la sentenza della Corte d'Appello che vi segnalo, è del 5 maggio 2014. La Corte d'Appello dice: no, non sono d'accordo, queste dichiarazioni per me non sono utilizzabili ex 504 comma. Perché non è detto che le persone offese abbiano ritrattato perché avvicinate. E sa qual è l'ipotesi alternativa, Presidente, che formula la Corte d'Appello nel 2014? Non è quella che formula nel 2021, cioè la sindrome di Stoccolma. Dice: no, perché non si può escludere che ci sia stato un fenomeno di autosuggestione derivato dalla fama di cui la famiglia Casamonica gode nella capitale. Quindi dice la Corte sostanzialmente: questi sono mafiosi e fanno paura di per sé, ma il fatto che facciano paura di per sé non fa ritenere la sussistenza dei presupposti per un'ordinanza ex 504 comma, per carità, ineccepibile. Quindi però già nel 2014 la Corte d'Appello scriveva tutto questo. Vogliamo parlare ancora delle persone, quelle poche persone? Ecco perché poi, secondo me e secondo il collega Luciani, la posizione di uno come Vitale è una posizione grave. Perché vogliamo parlare di tutte quelle persone che dichiarano il falso ai carabinieri, vengono convocate in procura, resistono, gli vengono mostrate le intercettazioni e a un certo punto ammettono. Sono diverse. E qual è la prima cosa che fanno quando escono dalla procura? Si vanno letteralmente a costituire a porta furba e a dire: oh, attenzione, ci hanno chiamato in procura, ci hanno contestato le intercettazioni, noi non vi abbiamo denunciato, non abbiamo potuto negare quello che risulta dalle intercettazioni. Lo ha fatto Marco D'Abbiso, lo ha fatto Corso di Zeffirelli, lo ha fatto Migliarini, lo ha fatto Baldini, lo ha fatto Scano Patrizia. O vogliamo parlare delle persone che si sono presentate dopo le operazioni di polizia giudiziaria, si sono presentate negli uffici di PG terrorizzate, come sul Pizzi Fabio, che il 22 aprile 2017 va al commissariato Viminale e si rifiuta di verbalizzare le sue dichiarazioni, come ha detto l'ispettore Deserio? O vogliamo parlare di Lanzi Marco, ma ne abbiamo già parlato? O vogliamo parlare delle persone che poi leggono il loro nome sul giornale in operazioni che riguardano i Casamonica e che si terrorizzano, come Nardoni Federica, che va presso il comando di Frascati perché ha paura? O vogliamo parlare di Marco D'Avviso, che manifesta, quando legge il nome sul giornale, inizia a essere terrorizzato già prima di essere avvicinato e in via preventiva chiama il suo amico Marco Marino per scoprire che già questo era stato avvicinato? O vogliamo parlare del contegno tenuto da Barcaccia Cristian davanti a questo tribunale, che da un lato, per quanto riguarda Luciano, ha cercato di dire che i carabinieri hanno scritto
cose che lui non aveva detto, e dall'altro però per venire a deporre davanti a questo tribunale è venuto con la scorta, come ha detto il teste Flocker. O vogliamo parlare di quelli, e lo ripeto, è che è una cosa che io non avevo mai visto in vita mia, di quelli che scappano all'estero, Checchi Fabrizio, Bonitario Alessandro, Lanzi scappa in Abruzzo. E poi c'è un elenco impressionante di dichiarazioni rese o davanti al tribunale o nelle intercettazioni di persone offese, letteralmente terrorizzate dalla prospettiva di rendere dichiarazioni su Casa Monica. All'avviso Marco e Formica Simone, 24/10/2016, la conversazione che ho citato prima. Formica, temendo che all'avviso sia stato, come dire, preso da un improvviso dose di coraggio, poi l'abbiamo visto tutti in udienza quanto è stato coraggioso, e temendo che gli voglia denunciare, gli dice: non gli puoi denunciare, non gli puoi, a Marco, perché dopo passi guai, sono 15 anni che ho paura di questa gente. E poi coerentemente con questa affermazione Farmiga, quando è venuto qua, avete visto, no? Quanto ci ha tenuto a dire Domenico Spada, è l'unico che mi ha aiutato. Oppure conversazione fra l'avviso Marco e l'avviso Maurizio, 28 aprile 2016, progressivo 16:50, RIT 22/25/25/16. Questa è una conversazione quando all'avviso Marco esce dal comando di Frascati. Angela. Prego, prego. Posso? Prego. Quindi all'avviso Marco esce dal comando di Frascati ed racconta al padre quello che gli hanno chiesto, cioè gli hanno fatto domande sui Casamoni, per dire quanta voglia aveva di denunciare Casa Monica, il motivo per il quale non li ha denunciati, testuale. Che cercano la denuncia da parte mia? E se andassero a trovare chi li denuncia, ma sti cazzi, ma io voglio girare tranquillo, oh, ma sti cazzi, con la testimonianza mia li arrestate, sti cazzi, adesso arrestatelo da solo. E il padre risponde: che poi dopo vengono sotto casa con le pistole in mano. È omertà o è reticenza? Ditemi voi. Oppure, secondo me, le conversazioni del luglio 2018 sull'utenza di all'avviso sono veramente drammatiche, quando viene avvicinato e gli viene spiegato quello che deve dire, quando verrà davanti al tribunale e dirà puntualmente. E c'è la telefonata in cui la fidanzata, che è molto più coraggiosa di lui, come spesso accade, e il RIT 4150 del 2018 e progressivo 4363 del 23 luglio del 2018, qua ancora non l'hanno avvicinato, Presidente, e lui è uscito però l'articolo sul giornale col suo nome, dice: è uscito l'articolo sul giornale col nome mio di tutta questa operazione di Casa Monica, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Allora la fidanzata cerca di farlo ragionare e dice: no, invece è proprio sbagliato, è proprio questo che non devi fare, perché gli permetterai per l'ennesima volta di essere i padroni della tua vita. E poi ci sono quelle successive, quando viene avvicinato e piange al telefono con la fidanzata, come ha detto il testo dello Iacono, ascoltatevela, perché il perito non dà atto di quando all'avviso inizia a piangere come un bambino. La conversazione è il progressivo 44/68 del 23 luglio. E poi c'è quella successiva col padre, stesso pomeriggio, il progressivo è il 45/08, in cui all'avviso, che è stato avvicinato da Marco Marino per conto dei Casamonica, che Marco Marino è un altro che, dico, finirà nel prossimo processo insieme a Giannelli e agli altri, e al teste all'ottico e agli altri testi che non hanno dichiarato la verità, dice: io ho cercato di limitare i danni. Questa è che vi fornisce anche una chiave di lettura, Presidente, ve la segnalo, perché vi fornisce una chiave di lettura a quel verbale di assunzione di informazioni di all'avviso che voi avete acquisito e che utilizzerete. Perché lui dice: io là
in quel verbale. Ho cercato solo di limitare i danni, perché non ho detto delle minacce che ho ricevuto. E il padre ancora una volta dice, no, se vengono gli dice, allora sai che ti dico? Gambizzato per gambizzato, perché di questo avevano paura, stavolta ti vado a denunciare. Oppure, conversazione tra Jeffrey Antonello e Laurenza Jessica, questa la richiama pure la Corte d'Appello, però dice non la voglio utilizzare perché non mi interessa. Questa intercettazione di altro procedimento, il progressivo è il 11 del RIT 6206 del 2013, del 1 agosto del 2013, in cui questo Jeffi Antonello dice mi hanno fatto domande su Casa Monica, ma mica gli ho detto la verità, perché quelli sono degli animali che spaccano le persone, la famiglia più pericolosa d'Italia, lo sanno tutti. Checchi Fabrizio ha spiegato chiaramente che non ha denunciato per paura di ritorsioni. E poi c'è la mitica Deo Eulalia, che veramente, poi ne parlerò quando commentiamo quelle vicende, però veramente un personaggio incredibile Deo Eulalia, cioè fossero tutti come lei, forse non esisterebbe la mafia, però pure Deo Eulalia, davanti a questo tribunale, l'udienza del 1 ottobre del 2020, ci tiene a dire, a parte che piange, a un certo punto dice c'è da dire però, signor giudice, e si rivolgeva a lei, Presidente, che io non ho denunciato a nessuno, a me, quando mi hanno chiamato a Frascati, sapevano tutto. Poi proseguiamo con le domande, lei dice no, perché Fabrizio mio mi ha detto che c'erano gli strozzini, poi quando si è saputo il nome, domanda, e qual era il nome? Non mi piace manco ripeterla. E lei dice, Presidente, no signora, lo deve ripetere, sia gentile. No, 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 e ce lo deve dire, stiamo facendo un processo. No, perché ci stanno lì? Perché guardava lo schermo. E alla fine dice, pausa prolungata, di questo dato il trascrittore, erano puntini di sospensione i Casa Monica. Oppure c'è un altro passaggio incredibile della deposizione del teste Barcaccia, in cui lui spiega di non aver denunciato spontaneamente, anche lui ovviamente, no? Perché così lo sentono tutti, ma solo dopo che lo hanno convocato i carabinieri. Poi il collega Luciani lo incalza su una serie di cose, e Barcaccia a un certo punto, rivolto al PM, dice lei, cioè il dottor Luciani, non andrebbe a denunciare manco lei se era un cittadino che stava dentro un negozio con attività commerciale, con madre, padre, figli e tutti quanti. Cioè, il testa che dice al PM non avrebbe denunciato manco lei, fa capire o no la ragione di tutte queste mancate denunce? È la sindrome di Stoccolma. E questa dichiarazione di Barcaccia fa il paio con una conversazione dello stesso Barcaccia con il suo amico Valerio. Il RIT è il 4156 del 2018, il progressivo è il 24968 del 9 agosto del 2018, in cui l'amico suo dice guarda che tu non puoi andare ai carabinieri perché ti mettono fuoco al negozio. Oppure altro teste, diciamo non particolarmente collaborativo, Pappalardo Francesca, in fase di indagine si è messa a piangere appena abbiamo fatto il nome dei casa, la domanda contenente il nome Casa Monica, e ne abbiamo dato atto a verbale, l'ha detto pure il teste lo Iacono. Davanti a questo tribunale è stata reticente dicendo no, ma io non sapevo che dietro c'erano i Casa Monica, non me l'aveva spiegato la mia amica Frittella Pamela, che poi invece l'ha smentita. Oppure, sempre della serie basta la parola, no? Come diceva il dottore Arioli. Capriotti Katia, altra deposizione molto particolare, non sapeva spiegare perché sostanzialmente questi la revisione non la pagavano, che pagavano 50 euro, che era quello che costava all'Auto M, e a un certo punto, ammonita dal Presidente, dice no, in effetti anche i miei dipendenti mi avevano consigliato di assecondare questa cosa, perché il cognome
Era un cognome particolare, era scomodo. Basta la parola, direbbe il dottore Ariosi. Oppure, uno dice il cognome era scomodo, Laurito, convocato a, Daniele, convocato a Porta Furba, ci va. E gli si chiede in dibattimento, udienza del 6 ottobre del 2020, ma perché ci sei andato? E lui dice, perché? Perché una famiglia non certo de brave persone. Casavecchia aveva detto, è una famiglia famigerata. Checchi dice, non è la famiglia Bradford. Fusco dice, non è che sono avvocati o ingegneri. E poi, sempre Laurito Daniele, dice, domanda del collega Luciani, lei ha mai avuto timore nell'affrontare Chicco Casamonica? No, che si può dire che non è quello che fa più paura di tutti rispetto al padre, agli zii. Chicco è perfettamente inserito, ma con una posizione diversa. E lui dice, sì, ho avuto paura anche di Chicco. Domanda, e per quale motivo? E perché? Perché ovviamente faceva sempre parte della famiglia Casamonica. Fusco Fabio, l'ho detto prima, quando dice mica sono ragionieri, Fusco Fabio è un'altra deposizione di quelle, diciamo, da manuale, perché lui dice non è vero che mi hanno minacciato, ma l'avevi dichiarato, sì, ma non è vero che mi hanno minacciato, e allora perché hai pagato? E ho pagato perché non... Poi a un certo punto dice non so rispondere, e poi a un certo punto dice posso non rispondere a questa domanda? Poi gli si spiega, no, tu devi spiegare perché hai pagato se non sei stato neanche minacciato. Perché? Perché so quello che sanno tutti, che è un'organizzazione che sta su Roma, che stanno per strada, che comunque non è che c'hai di fronte un avvocato o un ragioniere quando ci stai a parlare. Oppure Passeri Pietro, quello del ristorante Blue Canas, l'udienza è quella del 15 ottobre del 2020, che lui dice, io se potessi gli restituirei quei soldi che mi hanno dato a titolo di caparra, e che lui non avrebbe dovuto restituire. E dice, perché Passeri, scusami, io glielo dico proprio, hai ragione, guarda che civilisticamente hai ragione, si chiama responsabilità precontrattuale, non glieli devi dare, ma io se potessi glieli darei. Perché? Perché? È una famiglia nota in tutta Roma che non sono persone per bene e devi stare attento. Cioè, quindi, guardate, queste persone non si conoscono fra loro. Capriotti, Laurito, Casavecchia, Checchi, Fusco, Passeri, non si conoscono fra loro. E hanno anche, diciamo, esperienze, vissuti diversi, però esprimono tutti sostanzialmente lo stesso concetto. Sul Pizzi Fabio gli abbiamo proprio chiesto, perché non hai fatto la denuncia all'inizio? Dice, perché ho avuto paura. Dice, perché quello mi ha detto, se succede qualcosa a me, c'è chi viene per me. Ecco perché la paura della denuncia, ecco perché la denuncia inizialmente non l'ho fatta. E poi, sempre se vogliamo restare su Sulpizzi, vogliamo parlare di quello che è accaduto dopo l'arresto di Pasquale? Perché Sulpizzi prima gli si fa terra bruciata intorno, viene avvicinato un suo amico che ha un bar a Re di Roma e di cui lui non ha voluto fare il nome per timore che adottassero ritorsioni nei suoi confronti. E questo risulta anche dalle intercettazioni del giorno dell'incidente probatorio. Io segnalo queste, RIT 38-23-2017, progressivo 18, con l'ispettore Desserio, in cui lui gli spiega quello che è successo, hanno avvicinato il mio amico, dice ma si metta nei panni di queste persone, perché c'è gente che magari ha una famiglia e dice ah fa, tu mi puoi creare un problema, capito? Oppure sempre restando, mi dispiace se questo
Questa parte della discussione risulta pesante, però noi riteniamo di dover mettere in fila una per una per dire, beh, c'è o non c'è questa capacità di intimidazione? Casavecchia, Fabio Massimo, la prima volta che viene interrogato fa il nome solo di Massimiliano e non anche di Domenico e Pasquale. E quando il collega Luciani in udienza gli chiede perché, dice io ho avuto paura perché sono una famiglia famigerata, non era una famiglia normale. O vogliamo parlare di Frittella Pamela, questo noi ne parleremo trattando i reati fine. Quella però è una vicenda, secondo me è una vicenda molto importante che spiega tante cose, anche perché è connessa a tante altre vicende. Comunque Frittella Pamela viene costretta nell'ordine prima a restituire le somme che lei aveva preso da Viola Maurizio e aveva utilizzato per mantenere la carcerazione di Enrico, e le deve restituire come se le avesse utilizzate per lei. Poi viene costretta a mantenere aperto per 5 anni un locale che era in perdita e lei perdeva 10.000 euro al mese, ed era costretta a fare un doppio lavoro perché non poteva chiudere il locale. E quando proprio la Presidente le chiede, ma insomma, ma lei perché non ha chiuso il locale? Lei dice, ma perché io ero terrorizzata dal cognome, da loro, fra l'altro così ve lo dico, il trascrittore ha scritto dall'apostrofo oro, ma lei dice da loro, dal cognome, cioè come al solito basta la parola, la Frittella è una che in maternità è a rischio, è allettata da 5 mesi, è costretta a uscire da casa per andare a incontrare Casa Monica Giuliana, che le chiedeva la restituzione delle somme che gli aveva dato anni prima, e anche là lei dice ho messo in pericolo quella gravidanza, è vero, ma loro sono una famiglia grossa, unita, io ci avevo tanta paura. E poi ci sono anche testi che non sono persone offese di questo processo e che hanno palesato disagio nel sedersi là. Io mi riferisco ad esempio a Bruni Cesare, l'udienza è quella del 10 settembre del 2020, che era quello che abitava il piano di sotto rispetto alla casa di sanità Ernesto, che innanzitutto si è messo proprio dichiaratamente sulla difensiva, perché a un certo punto io gli dico, ma signor Bruni non si metta sulla difensiva, lui risponde, no, e perché non me devo mettere sulla difensiva? Io mi metto sulla difensiva, sì, io sono stato coinvolto in questo processo per una telefonata. E poi a un certo punto dice, su contestazione, la seguente frase: la verità è che nessuno ha il coraggio di affrontare certa gente, perché tutti abbiamo una famiglia e nessuno vuole problemi. I Casa Monica sono un nome che fa paura. Basta la parola, come al solito direbbe il dottore Arioli. E quindi, insomma, si può dire, senza essere accusati di eresia ed essere bruciati in piazza, che questo clan dispone di una forza di intimidazione incontestabile e se ne avvale? Si può dire che si avvale delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva nelle sue attività? Perché poi il concetto di omertà, che ne dica la Corte d'Appello con quella interessantissima disquisizione lessicale sulla differenza tra omertà e reticenza, il concetto di omertà, per quello che interessa a noi, non è un concetto sociologico, è un concetto giuridico, che vuol dire omertà. Noi utilizziamo la Cassazione Fasciani, perché quella del 2017, spero che porti bene, perché quella che ha annullato la sentenza della Corte d'Appello che non aveva riconosciuto l'associazione mafiosa, quindi uso questa così per scaramanzia. Perché sussista la condizione di omertà, basta che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale. Per la verità, nel nostro processo era generale. Che tale atteggiamento sia dovuto alla paura. Ed è così. Che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria, denunciando il singolo che compie l'attività intimidatoria, non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi. E beh, ci siamo o no? Cioè, se noi applichiamo i principi della Cassazione, non si attagliano perfettamente
all'organizzazione di cui stiamo parlando, perché poi questi agiscono con metodo mafioso. Se noi guardiamo il rapporto che è il sindrome di Stoccolma, se noi guardiamo il rapporto fra debitore e creditore, perché tutto nasce sempre da lì, sono crediti o di stupefacenti o usurari che poi diventano estorsioni con metodo mafioso. Sono rapporti sempre connotati da uno stato di, da un atteggiamento di intimidazione da una parte e di soggezione dall'altra. A volte non ci sono neanche minacce esplicite perché non è necessario. Cioè la vicenda, e poi ne parlerà il collega, la vicenda Migliarini, la vicenda Laurito, la tentata estorsione ai danni di Frittella Palmela, sono tutte vicende in cui non ci sono minacce esplicite, ma perché non ce n'è bisogno? La Frittella lo dice proprio, non è che mi hanno minacciato, ma non c'era bisogno di minacciarmi. E anche questo, la minaccia implicita, esiste, esiste addirittura come aggravante mafiosa la minaccia silente, che è quella che dice di aver subito Fusco Fabio, cioè non mi hanno minacciato, ma mi sono guardato sostanzialmente. Oppure in alcuni casi le minacce sono, diciamo, con metodo mafioso da manuale. Dire, come è stato detto dall'avviso, ci devi dare i soldi perché dobbiamo mantenere i detenuti, è proprio da manuale per la Cassazione di estorsione aggravata dal metodo mafioso. In alcuni casi invece le minacce sono fin troppo esplicite e caratterizzate da quella platealità della violenza che poi terrorizza la popolazione. Cioè quelli ai danni di Checchi Fabrizio, di Sulpizi Fabio, l'estorsione ai danni di Marzio Claudio. E quindi tiriamo le somme, qua dobbiamo affrontare un argomento, insomma, che sono ragionevolmente convinto che verrà affrontato dalla difesa, avendo letto con molta attenzione tutte le domande che hanno fatto. Allora, a fronte di tutto questo, cioè io solo per leggere per assunto le dichiarazioni, le intercettazioni delle persone offese, terrorizzate, ho impiegato 40 minuti oggi. A fronte di tutto questo, provare a sostenere, è veramente risibile, provare a sostenere che la carica di intimidazione di Casa Monica deriva non da tutto quello che abbiamo detto finora, ma da Wikipedia, perché abbiamo sentito dire anche questo in questo processo, da quello che c'è scritto su internet, sui giornali, perché questi testi seduti là in quella scomoda posizione, che spesso tenevano ad evidenziare di non aver presentato denuncia, che quelli sapevano già tutto e ci hanno convocato, ovviamente c'è stato chi ha colto tipo scialuppa di salvataggio il commodus discessus di dire: ah, ma io alla fine non so niente, so quello che sta scritto sui giornali, sulle televisioni. E anche questo è un film già visto, io ve l'ho detto l'altra volta, quel famoso meraviglioso teste ben ti venga del processo della banda della Magliana, che si è distinto per aver ritrattato nel processo con vecchio rito le dichiarazioni. Lui dice: il nome di Vittorio Casamonica io lo conosco così dai giornali, tanto che il presidente gli dice: ma scusa, ma sei detto che l'hai visto? No, no, sono stato frainteso. Poi la Corte d'Appello, che abbiamo prodotto pure quella sentenza, ritiene quella ritrattazione irragionevole. E poi, a proposito di Wikipedia, la maggior parte delle persone offese di questo processo e che abbiamo sentito o che non abbiamo sentito e sono imputate come Di Bartolomeo vivono nella zona tuscolana Porta Furba. Cioè, quelli che hanno dichiarato il falso agli inquirenti come Di Bartolomeo, Casavecchia all'inizio, Migliarini, stanno nella zona di Porta Furba. Quelli che si sono dovuti vendere le case come all'Abiso e dell'Orefice stanno nella zona di Porta Furba. Formica Simone sta nella zona di Porta Furba. Quelli che sono espatriati, Checchi Fabrizio, Bonilauri D'Alessandro, Lanzi Marco, stanno a Porta Furba. Ma del resto la fama della famiglia Casamonica, come hanno detto Fazzari e Furuti, è nota pure in Calabria. Ma veramente lo vogliamo affrontare questo tema ridicolo della televisione? Ma poi, scusi Presidente, io siccome non mi sottraggo agli argomenti, allora affrontiamolo. Ma di quale televisione stiamo parlando? Fino al 20 agosto 2015 i Casamonica vivevano in una bolla di impunità, anche grazie alla disattenzione dei mezzi di comunicazione. Dei Casamonica non si parlava mai, quindi tutta questa, siccome sono tutte estorsioni, usure che risalgono a epoca precedente, cioè su quali giornali le hanno letto il nome di Casamonica, su quale televisione l'hanno letto? Quando Casamonica Giuseppe nel 2000 dice: siete Roma te,
te, hai mai sentito Casa Monica? Beh, si può dire che non stava parlando di Wikipedia perché internet forse neanche esisteva. E però, ecco perché dico, questa scialuppa di salvataggio che qualche testa ha colto, alla fine, secondo noi, dimostra proprio quello che vogliamo dimostrare, cioè che loro, pur di non accusare Casa Monica, diventano ridicoli. Poi però c'è qualcuno che a un certo punto ha uno scatto di dignità e si ribella. Guardate, adesso vi leggo un passaggio della deposizione di Checchi Fabrizio, che è da manuale. Checchi Fabrizio non è un cretino e non è l'ultimo arrivato. È uno che aveva costanti rapporti con Noemi Ranieri, che aveva rapporti con Casa Monica da anni, quindi lui sa chi sono. È uno che era amico di Perronace Davide, figlio di Perronace Nicola, 'Ndrangheta di Anzio. È uno che faceva anche parte di un'associazione anti-racket. È uno che era stato usurato ed estorto dai Casa Monica al punto da scappare all'estero. Insomma, il suo bagaglio conoscitivo ce l'ha. E lui, a un certo punto, viene sottoposto alle solite domande, perché sia chiaro e a scanso di equivoci, che è comprensibilissimo che l'avvocato faccia, è una scelta difensiva che magari avrei fatto anch'io, è ovvio, no? Ognuno fa il suo lavoro, quindi non c'è nessuna forma di critica ai difensori su questo. Però leggete questo passaggio del contesame e pensate a chi fa la domanda, che pensa che Checchi Fabrizio dirà: sì, l'ho sentito su Wikipedia. Domanda: ma questo lo dice sulla base delle informazioni che ha ricavato da Wikipedia e dai giornali? Scrive il trascrittore: risata di Checchi, no avvocato. Ma quindi la paura di avere delle ritorsioni da che deriva? Da che deriva? Deriva dal fatto che non è che mi sono fatto dare 1.000 euro dalla famiglia Bradford, sono in Casa Monica, quindi, avvocato. E quindi, che cosa sa di Casa Monica? Allora Checchi, che quella è stata un'udienza, non so se ricordate che ci sono state molte schermaglie fra pubblico ministero e difesa, con opposizioni continue, davanti a questa domanda, cosa sa di Casa Monica, invece di rispondere, si gira verso il presidente e fa: vabbè, m'oppongo, me posso opporre io a una domanda del genere? È del mestiere questa, come per dire, ma che domanda è? Ma stiamo scherzando? L'avvocato, giustamente in casa, conosce fatti di sangue riconducibili a Casa Monica? Che cosa sa? Checchi: ah, quindi sono brave persone, mi sta dicendo? L'avvocato si innervosisce: io gli ho fatto una domanda, lei cerca di essere rispettoso, cerchi di essere rispettoso. No, gli ho fatto io una domanda a lei. Allora sono brave persone, cerchi di essere rispettoso, essere rispettoso. E lei mi domanda se con Casa Monica sono brave persone. Quindi vede, poi ogni tanto a qualcuno saltano i nervi, perché ci sarà un limite, no? Alla sindrome di Stoccolma, a Wikipedia. Ma di che cosa stiamo parlando? Quindi noi riteniamo che ci siano tutti i presupposti richiesti dal 416 bis, anche perché diciamo che già sarebbe sufficiente applicare quella giurisprudenza che dice: se esiste un'organizzazione dedita a reati aggravati dal metodo mafioso, questa organizzazione si chiama associazione mafiosa. Se commette reati aggravati dalla finalità di agevolare un'altra associazione mafiosa, ne possiamo parlare. Ma se sono reati aggravati dal metodo mafioso, si chiama associazione mafiosa. E questo quindi è il primo aspetto, secondo noi, sul metodo, che poi è quello, diciamo, che sarebbe più che sufficiente per dire che è un'associazione mafiosa. Ma restiamo ai nostri amichetti di Porta Furba. Secondo requisito che non sarebbe richiesto è la territorialità. Lo affronto ugualmente, sono state poste tante domande al testo dello Iacono su questo. Come ha spiegato lo Iacono, come ha spiegato la Rogers, il clan Casa Monica opera in tante zone delle parti sud-est della capitale. Ora, noi su questo punto potremmo dire: caro Presidente, caro giudice all'atere, io intendo applicare quella giurisprudenza della Cassazione, anche recentissima, che è quella Fasciani, del dottore Arioli, seconda sezione, che dice che il riflesso esterno della forza intimidatrice in termini di assoggettamento espressa dal vincolo associativo non deve necessariamente tradursi nel controllo del territorio. No? Ormai questo è pacifico.
che poi si fanno tante domande, che mafia è se non ha il controllo sul territorio? Dico, peccato che la Cassazione dice che non è necessario. Però noi intendiamo comunque affrontare questo aspetto, perché innegabilmente il radicamento su un determinato territorio è un indice di mafiosità. Non è necessario, ma è un indice. Perché è una caratteristica tipica delle mafie storiche. Allora, Fazzari che dice su questo? Dice, i Casamonica nella zona tuscolana, soprattutto in prossimità di Vicolo di Portafurba, hanno una sorta di controllo del territorio, dice testualmente, si sa che lì ci sono loro, che vuol dire, lui lo spiega, dice, così come si sa che ci stanno quelli a Tor Bella Monaca, quelli a Quarticciolo, Roma è divisa anche per piazze di spaccio, dice lui testualmente, non è che uno può andare a fare i cavoli suoi a casa degli altri, si sa che in quella zona, quella è la zona dei Casamonica, e lo dice Fazzari. E c'è Giuseppe Casamonica, Vitalo, che riscontra questa dichiarazione, sempre con quella registrazione del 28 settembre 2000, perché là lui perché chiede 300.000 lire la settimana a quello che ha aperto la pizzeria? Perché la pizzeria è sulla Tuscolana. E quando quello gli dice, ma stiamo tranquilli che poi non viene nessuno a rompere le scatole, e lui dice, allora, ando stiamo noi, nessuno viene a rompere il cazzo, abusa, addosto io. Questa è o no una rivendicazione di potere su quel territorio? Il giorno dopo c'è un'altra conversazione che io non riporto perché, come al solito, è quella che il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile, ma utilizzo la parte della sentenza che richiama anche le dichiarazioni di quegli ufficiali di polizia giudiziaria, in cui dice praticamente che Casamonica Giuseppe garantiva la tranquillità in quanto le altre organizzazioni operanti nella città di Roma sapevano che in quella zona il controllo spettava ai Casamonica, che è esattamente quello che dice Fazzari. Ci sono altre sentenze definitive che riscontrano tutto questo. C'è la vicenda dell'estorsione in largo Spartaco che riguarda Casamonica Salvatore, classe 88, che non risponde di associazione mafiosa, ma riguarda anche Casamonica Pasquale, che è imputato in un processo parallelo a quello, e vi ho prodotto anche gli atti su questo. Qua pure, anche solo la lettura dell'imputazione, ma non è una... tenete conto che Largo Spartaco è a un chilometro da Porta Furba. Mediante minaccia consistita nel rappresentare a Lupi Riccardo che avrebbe dato fuoco o fatto esplodere il pub denominato Sottosopra se non avesse corrisposto 500 euro la settimana. Si può dire che è una minaccia mafiosa o no? E poi come emerge da quella sentenza, le persone offese di quel processo già sapevano con chi avevano a che fare, cioè con Casamonica Salvatore, classe 88, e con Casamonica Pasquale, detto Rocchi. Poi c'è la sentenza definitiva con cui è stato condannato Spada Domenico e il padre Spada Angelo per l'estorsione a Del Gaudio. Quella è una vicenda brutta, anche perché Del Gaudio perde la casa, se la prendono gli Spada. Poi questi vengono condannati in via definitiva, con confisca definitiva, e stanno ancora là. Cioè, anche in questo si manifesta proprio il senso di impunità. Sono ancora lì in quella casa, non la lasciano. Perché questa vicenda rileva per la territorialità? Perché la persona offesa... e aveva un debito per il quale poi si rivolge a Spada Domenico. Lui era titolare del Caffè Greco in via Tuscolana numero 1171, quindi zona Tuscolana. E poi sempre in zona Tuscolana vivono o operano principalmente tutta una serie di persone offese, cioè Marco D'Abiso, Simone Formica, Enrico Migliarini, Viola Maurizio, Lanzi Marco, Casavecchia, Fabio Massimo, Sulpizzi Fabio, Bonilario Alessandro, Dell'Orefice Domenico, sono tutti di quella zona. Il pub di Lupi, di Largo Spartaco, l'ho detto, è a un chilometro dal vicolo di Portafurba.
Quando si tratta di fare terra bruciata intorno a Fabio Sulpizzi, vanno a minacciare un barista di un bar in Piazza Re di Roma. E poi c'è sempre su questo aspetto della territorialità, visto che è stata una domanda che è stata fatta più volte su Iacono, leggete, c'è un'intercettazione che è sempre quella che sta sul podio, del 49.02 del 24.10.2016 fra l'Abiso Marco e Formica Simone. E questa è un'intercettazione che per certi versi è divertente, ma per altri è drammatica, in cui Formica si lamenta di una diretta Facebook fatta da Spada Domenico, che Spada Domenico va a Piazza del Glorio, si ascolta della ringa dei suoi avvocati nel processo per cui poi è stato condannato, esce tutto ringalluzzito e fa una diretta Facebook per dire che lui è una persona onesta, che lo conoscono tutti, che tutti sanno il bene che ha fatto, e Simone Formica non si capacita di questo e dice testualmente: ma te rendi conto, una serie di bestemmie che vi risparmio, ma lui che lo conoscono tutti, ma lui, non è che dice a gente che non lo conosce, a gente che abita a Colli Albani, a Colli Travertino, lo conoscono tutti, ma tu vai a scrivere, a dire su Facebook che tu sei una persona onesta, dice a Colli Albani, a Colli Travertino, tutti ti conoscono per quello che sei, sempre lo stesso territorio, ed è lo stesso territorio su cui insiste l'auto M di Migliarini e Capriotti, che è in via Demetriade, a poche centinaia di metri da Porta Furba, come ha spiegato il testo di Iacono. E la Capriotti non solo dice su contestazione: in quella zona, Appio Tuscolano e pieno di Casa Monica, sono una ragnatela e sono dappertutto. La ragnatela è lo stesso termine che aveva utilizzato Barcaccia, ma dice anche un'altra cosa. Dice che lui sapeva che nella Conad, nelle pressi di Arco di Travertino, di Casa Monica spesso non pagava. Ma voi avete mai visto qualcuno che non paga al supermercato ed esce senza che vengano chiamati i carabinieri? Alla Conad, nei pressi di Arco di Travertino, questo accade. E ancora, sempre per restare alla zona, non è un caso, lo so che l'ho già detto, ma lo voglio ripetere, non è un caso che quel funerale è stato fatto in zona Arco di Travertino, perché è una zona simbolica evidentemente per loro, ed è la zona dei nostri imputati. Quindi, se proprio ci vogliamo divertire su questo requisito della territorialità, tutta una serie di domande. E qua il radicamento territoriale c'è, e come? Stiamo parlando di Roma, non di un paese della provincia di Reggio Calabria. È chiaro che tu non puoi pretendere che a Roma qualsiasi organizzazione abbia il controllo del territorio, che ha una locale di 'Ndrangheta a Palmi o a Oppido Mamertina, ma in questa zona di Roma il controllo del territorio è questo. Come dice Fazzari, si sa che là ci stanno loro e nessuno va a fare i cavoli a casa degli altri, ed è la stessa cosa che dice Casa Monica Giuseppe. Terza questione, cassa comune, non la dovrei affrontare, ma la affronto lo stesso, non la dovrei affrontare perché non sarebbe necessario. Che esista una cassa comune, lo dice pure la Corte di Cassazione, perché dice la vicenda all'Abiso, in cui all'Abiso viene storto perché servono per pagare le spese dei carcerati, e in quel momento chi è in carcere degli imputati di cui è il capo A? Non certo Casa Monica Luciano e Casa Monica Donzillo, ci sono Giuseppe, Massimiliano, Enrico, Domenico. Per pagare quelle spese Luciano e Simone estorcono Marco all'Abiso, che è un requisito che poi utilizzeremo pure per dire è un unico gruppo. Quindi la Cassazione dice questo. Poi ci sono le dichiarazioni di Deborah Cerreoni, che dice che questi avevano una quantità di soldi in contanti spaventosa, al punto che l'avevano occultata nel muro. E lo dice anche Fazzari, però Fazzari lo dice de relato, nel senso dice no, me l'ha detto la Cerreoni. Allora anche qua, quindi qual è il fatto da provare? Che questi avessero una disponibilità di nome e contanti enormi. La Corte d'Appello dice no, questa dichiarazione non ha trovato riscontro, perché durante le perquisizioni le somme non sono state trovate. Anche qua, santa pazienza, io mi affido all'intelligenza di chi mi sta ascoltando. Queste perquisizioni sono state eseguite il 17 luglio del 2018, il giorno dell'esecuzione della misura cautelare. I Casa Monica da anni
sapevano che Fazzari e Cerrioni stavano collaborando. No, perché lo dico io. Fazzari lo ha spiegato bene, che è stato minacciato, gli hanno mandato le minacce già in carcere. Casa Monica Luciano gli ha mandato le minacce già in carcere tramite la Ranieri, quindi nel 2015. E che stesse collaborando anche la Cerreoni risulta da quella famosa annotazione fatta dal maresciallo Lerza, in cui Casa Monica Massimiliano dice in modo inequivocabile che Deborah Cerreoni sta collaborando, e dice anche là con una frase che è di un'arroganza e di un senso di impunità insopportabile. Sì, lo sanno tutti che Casa Monica spacciano, ma lei deve portare i riscontri. Quindi è il 26 ottobre del 2015, quindi loro dal 26 ottobre del 2015 sanno benissimo che la Cerreoni sta collaborando e sanno benissimo che uno dei riscontri potrebbero essere i soldi occultati nel muro di cui la Cerreoni ha parlato. Quindi è ovvio, considerato pure quanto sono attaccati ai soldi, fanno tutto per i soldi, che una delle prime cautele che sono state adottate è stata quella di far sparire i soldi. Però la domanda è questa: non li abbiamo trovati, ma ci sono altri elementi che offrono le risultanze dibattimentali per sostenere che aveva ragione la Cerreoni quando diceva questi hanno una quantità di somme in contanti spaventose? Ci sono o no? Adesso ve li indico uno per uno e guardate quanti sono. Frittella Pamela, che dice che Casa Monica Liliana, per avviare il fan fatale, nel 2011 l'aveva dato in diverse tranche 45.000 euro in contanti. Vicenda Marilyn, la Cerreoni dice che hanno dato una somma ingente in contanti che noi abbiamo quantificato in 50.000 euro circa, ne parlerà il collega Luciani, ma questo risulta dagli accertamenti bancari sul conto della Tris, in cui sono stati eseguiti fra il 3 novembre 2011 e il 13 dicembre 2011 versamenti per 50.000 euro e interamente in contanti. Vicenda del ristorante di cui parleremo, quello di Vicolo delle Grotte, Snob Fish, la Luisa SRLS, dalle dichiarazioni di Bonilauri, Fabio e Alessandro di Casavecchia, emerge che in quella storia, e là siamo nel 2017, Casa Monica, Massimiliano e Pasquale hanno investito, sommando le varie cifre che hanno fatto loro di cui parleremo, 50.000 euro in contanti circa, tutto in contanti. Vicenda Blue Canals, Passeri Pietro che dice io se gli potessi glieli restituirei. Di che cosa sta parlando? Di 20.000 euro in contanti. Casa Monica Salvatore, classe 76, addirittura nell'intercettazione di Brasile Low Cost, dice che hanno investito in quell'affare, ne ha parlato il teste Cortese, 4.500.000 di euro. Questi sono gli straccioni, Presidente. Questi sono gli straccioni, perché poi quando iniziano le discussioni sentiremo che la fissazione di Pignatone, che Roma è una grande Reggio Calabria, che sono quattro straccioni, il funerale e Wikipedia. Questi sono gli straccioni. E poi c'è di più, perché noi ci divertiamo a leggere le sentenze definitive che abbiamo prodotto, che ogni volta che la producevamo non se ne comprende la rilevanza, ma non ci opponiamo. Ma non ve la spiego io la rilevanza. Sentenza del dottore Picazio del 1 giugno del 2010, definitiva. Allora, Presidente, guardatevi la parte della sentenza dedicata alla confisca, pagine 49-106, da cui emerge che Giuseppe Casamonica, a fronte di redditi irrisori, aveva due Ferrari e una BMW, Ferrari del valore di 200.000 euro l'una, BMW 80.000, due beni immobili, la discoteca Eto, che era frutto di un'estorsione, e poi ne parliamo, il 53% delle quote di una società in accomandita semplice, mediante le quali veniva gestito un ristorante. E poi a un certo punto il GIP a pagina 105 scrive: Giuseppe Casamonica nell'ultimo biennio ha acquisito la disponibilità di beni per oltre 1.000.000 di euro, nonché la proprietà di due immobili intestati alla convivente. Tutto ovviamente in nero. Questo è Giuseppe.
vogliamo guardare gli altri. Enrico Casamonica, sempre da questa sentenza, aveva acquistato una Ferrari e un terreno in Vermicino per il quale aveva versato a titolo di anticipo la somma di 50.000 euro in contanti. Massimiliano Casamonica, proprietario di un'autovettura del valore di 50.000 euro e di una villa di 11 vani, che è quella di via Adriano Banchieri. Tanto che il GIP a un certo punto, il GUP, c'è un passaggio della sentenza veramente interessante, pagina 97, in cui il GUP, il dottor Picazio, poi non so se l'avete conosciuto, io me lo immagino mentre scrive questa cosa, a un certo punto scrive: ne emerge uno spaccato di società caratterizzato da pagamenti in contanti per cifre elevate, istituti di credito che ricevono cifre consistenti in contanti, pagamenti ovviamente in nero. E quindi ha ragione o no da Cerreoni quando dice: guardate che questi hanno una disponibilità di denaro in contanti spaventosa? È vero o no? È riscontrata o no quella dichiarazione, a prescindere dall'esito delle perquisizioni, e che ha una chiara chiave di lettura in quello che abbiamo detto prima? E poi, da tutta l'istruttoria, poi ne parleremo affrontando la posizione di Casamonica Liliana, emerge chiaramente che Casamonica Liliana è la cassiera del clan. Eppure le ingenti somme di denaro gestite da Casamonica Liliana non le abbiamo mica trovate. Abbiamo trovato l'agenda, il sequestrato d'agenda trovata dagli ispettori De Serio, ovviamente nella camera di Liliana, in cui erano annotate le somme. Ma mica abbiamo trovato le somme. Per cui, se esiste una cassiera, esiste anche una cassa, e per noi è ritenuto dimostrato anche questo. Poi, altra cosa, rapporti con altre organizzazioni. Questi sono, su questo vado molto veloce perché ne ho già parlato altre volte, sono emersi rapporti con Michele Senese, riscontrati anche dai colloqui presso la casa circondariale di Livorno. Michele Senese, personaggio di altissimo livello, di cui trovate traccia sia nella sentenza sulla banda della Magliana, sia nel processo Nuova Alba sui Fasciani. Rapporti con i piromagli per gli stupefacenti, di cui ha parlato Furusi. Rapporti con Inirta Strangio per gli stupefacenti, di cui ha parlato Fazzari e che poi trova riscontro in quell'intercettazione che abbiamo citato l'altra volta, in cui compare Strangio Domenico. Rapporti ancora, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che emerge dall'indagine Brasile Locost e Tom Hagen. Quindi rapporti con un'andrina stanziata nel Lazio a cui dovevano cedere lo stupefacente, con il clan Mazzarella della stazione di Napoli, operazione Tom Hagen, rapporti tali da essere legittimati a sedersi al tavolo della Pax mafiosa di Ostia. E poi, come ho già detto, la Cerreoni dice: loro questi rapporti a volte li stringono in carcere e li sfruttano fuori dal carcere. Abbiamo visto quello che ha fatto Spada Ottavio, detto Ciccillo, quando è stato a Lecce, lo abbiamo detto l'altra volta. Anche sulla disponibilità di armi, Presidente, vado molto veloce, insomma, in modo da chiudere questa parte in un quarto d'ora, se me lo consentite, così poi, se volete, facciamo una pausa e prosegue il collega. Aggravante dell'associazione armata, per noi è dimostrata alla luce delle dichiarazioni convergenti di Fazzari e della Cerreoni, che adesso vedremo, delle intercettazioni anche etero-accusatorie, perché ci sono conversazioni in cui la gente ha paura di essere sparata, come quella di tra Marco D'Abiso e il padre Maurizio, delle dichiarazioni delle persone offese che sono state minacciate di essere sparate, come Fabio Sulpizio e Marco Lanzi. Ma su questo punto, a mio modesto avviso, l'aggravante risulta proprio dimostrato in modo indiscutibile leggendo in modo unitario le dichiarazioni di Fazzari e la conversazione, quella che io dico la più importante, dell'11 marzo 2016. Perché Fazzari dice: io avevo una 9x17, ho cercato di venderla, ma mi dicevano tutti la stessa cosa, cioè che erano pieni di armi, me l'ha detto Luciano, me l'ha detto Simone, me l'ha detto Rocky. E una di queste armi io l'ho vista, era una 9x21 che Rocky ha ricevuto da consiglio davanti ai miei occhi.
La famosa intercettazione dell'11 marzo 2016, ritto 88.02.15, progressivo 17.65, riscontra perfettamente questa dichiarazione e non solo consente di dire che questi non è che hanno una pistoletta, questi hanno un arsenale, è un arsenale che è pronto alla bisogna per essere utilizzato contro consorterie avverse. Esplicitamente e ripetutamente. La squadra dice che ha speso recentemente 5.000 euro in pistole, dice che ha una calibro 38, una calibro 9, Simone dice che ha il fucile a canne mozze, la Uzi, la pistola mitragliatrice, un'altra pistola. E poi se leggete la conversazione, spesso viene utilizzato con riferimento alle armi la prima persona plurale, cioè le armi sono di tutti. Cioè, abbiamo quella, abbiamo la 31, la 38, eccetera, eccetera. E tutti sanno che gli altri hanno le armi, altra circostanza importante nel valutare la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata. Che poi avesse una pistola, per esempio che Giuseppe avesse una pistola che era stata occultata dopo il suo arresto, ne ha parlato da Cerreoni. Ha parlato anche di una pistola nella disponibilità di casa Monica Salvatore, classe 76, perché temevano che sarebbe andato a sparare i parenti della moglie e la volta in cui vanno da sparare Roberto. Insomma, è chiaro che l'aggravante dell'associazione armata, cioè il quarto comma, si configura senza alcun dubbio a natura oggettiva e quindi si estende a tutti i partecipi che ne siano consapevoli o che lo ignorino per colpa, ma qua nessuno lo ignora, nessuno è in colpa, tutti sono consapevoli dell'esistenza di queste armi, lo ha detto anche la Cerreoni. Noi in memoria richiameremo fra le tante sentenze sull'aggravante dell'associazione armata la Cassazione del 2016 a Ardizzone, che vi segnalo questo passaggio che è perfetto per noi: ai fini della sussistenza dell'aggravante non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento in fatto della disponibilità di armamento, quale desumibile dal contenuto delle intercettazioni. Perfetto. E quindi per noi ci sta anche questo. Poi uno degli ultimi argomenti che intendo affrontare, che però per noi diciamo è rilevante, è quello a cui ho fatto cenno ogni tanto nel corso di quella discussione, di questa discussione, cioè l'organizzazione di cui al capo A si compone di due sottogruppi, uno capeggiato da Casa Monica Giuseppe detto Bitalo, l'altro capeggiato da Casa Monica Luciano. Sulla base di cosa noi sosteniamo questa tesi? Innanzitutto sulla base delle dichiarazioni convergenti dei due collaboratori, Fazzari e Cerreoni, e potremmo accontentarci, perché l'ho già detto l'altra volta, il criterio della convergenza del molteplice ci consentirebbe di passare oltre, ma noi non vogliamo passare oltre, vogliamo affrontare tutto. Cioè, la Cerreoni dice ripetutamente ed esplicitamente, dice no, il gruppo è sempre rimasto integro, anche quando un periodo c'è stata una discussione fra Giuseppe e Luciano per una vicenda di un terreno, per una vicenda civilistica che poi è sfociata in un atto di citazione davanti al Tribunale Civile che ha portato la difesa, e per un periodo non si sono parlati. A parte il fatto che dice per un periodo non si sono parlati, quindi evidentemente la questione si è ricomposta e come vedremo ci sono altri argomenti per sostenere questo. Però ci sono una serie di cose che io vorrei affrontare su questo argomento, no? La prima è che questa è una questione chiaramente che si è posta, si capisce dalle dichiarazioni della Cerreoni, quando Giuseppe era ancora libero, quindi prima del gennaio 2009. E questo assunto risulta confermato anche dalla documentazione prodotta dalla difesa, perché la difesa ha prodotto la sentenza di primo grado del Tribunale Civile che è del 2010. Considerati i tempi della giustizia italiana, soprattutto nel civile, direi che sicuramente la vicenda era sorta qualche anno prima. Seconda cosa da sottolineare, importante, questa questione la Cerreoni lealmente, come sempre, la introduce lei
negli atti istruttori in fase di indagine e in esame diretto del pubblico ministero. Cioè, a dire, non è che la Cerreoni diceva che il gruppo era integro e poi in controesame gli hanno tirato fuori l'atto di citazione davanti al Tribunale Civile per sbugiardarla. No, la Cerreoni la questione la conosce perfettamente e dice sì, sì, io lo so, per un periodo non si sono parlati, ma il gruppo è integro, e indica una serie di elementi. Dice, per esempio, quando Massimiliano era a Livorno, a volte mi ha accompagnato Casamonica Luciano e noi abbiamo riscontro anche da alcuni colloqui. C'è poi anche Consiglio, era molto legato a Rocchi e agli altri. Infatti, se voi guardate i colloqui di Casamonica Massimiliano in cui c'è Luciano, sono del 2009. Poi guardate i colloqui di Casamonica Enrico e vedrete che negli anni 2016 spesso al colloquio di Casamonica Enrico ci va Casamonica Consiglio insieme a Casamonica Pasquale, a volte anche con Casamonica Liliana. E quindi, diciamo, è un primo, insisto, io gli voglio, questo è un aspetto che voglio approfondire bene, è un primo riscontro per dire, in effetti, quello che diceva Cerreoni è bello, perché se i gruppi si fossero staccati, certo, al colloquio da Massimiliano fino a Livorno non è che ci andava Luciano a portare la Cerreoni, a tutti quei colloqui con Enrico Casamonica Consiglio non sarebbe andato. È un primo elemento, ma ora vedremo che ci sono elementi molti, molto più interessanti. E vorrei evidenziare che a un certo punto dell'esame alla Cerreoni, all'udienza del 28 gennaio 2020, quando lei prima dice sì, questi fanno parte dello stesso gruppo, perché alla fine stanno sempre tutti lì, fanno parte dello stesso gruppo, quello insieme a Giuseppe, poi parla del problema della questione civilistica, a un certo punto lei si fa questa domanda: ma questo problema che c'è stato per il terreno di cui ha parlato lei ha inciso nel rapporto fra i due gruppi o il gruppo è rimasto unito? E lei risponde: no, il gruppo è rimasto integro, intero, unito, per esempio. E là parla poi dei colloqui di Luciano. Quindi tutta questa vicenda, che chissà cosa fosse, in cosa si è tradotta? Nel fatto che Luciano e Giuseppe per un periodo non si sono parlati. Succede nelle migliori famiglie. Fazzari Massimiliano che dice? Anche lui dice no, guardate che era un unico gruppo. E Fazzari Massimiliano era uno che ogni pomeriggio stava con loro nella terra di nessuno, in cui c'erano Luciano, Simone, Pasquale, Ciccillo. E quindi dice, io l'ho visto con i miei occhi, ho visto quando Consiglio ha passato la pistola a Pasquale, il gruppo è unico. L'unica cosa, lui dice, io avevo un rapporto particolarmente stretto con Casamonica Luciano, perché Luciano si fidava di me perché conosceva la mia famiglia, aveva conosciuto mio padre, mi aveva parlato dei Bellocco, apprezzava la mia educazione da 'ndranghetista, dice Fazzari, che è la classica, sì, che insomma, una educazione che io conosco bene, nel senso della persona che sta sempre al posto suo, che se ci sono due persone che stanno parlando per avvicinarsi chiede il permesso, che non prende mai la parola se non viene interpellato. Dice, lui mi apprezzava molto, poi sapeva che ero stato arrestato perché detenevo la pistola per un altro e non avevo fatto l'infame, insomma, e si è creato un rapporto con Luciano, un rapporto che si spiega perfettamente. Dice, io sapevo che Luciano nutriva un dissapore, dice lui, nei confronti di Giuseppe. Perché? Perché Giuseppe aveva fatto una cosa che secondo Luciano era da infame, nel senso che lui aveva un amante, tale Sabina, e siccome al colloquio preferiva che andasse l'amante e non la moglie, a un certo punto Liliana e Togli Katia gli hanno devastato la casa, e questa, col placet di Giuseppe, li ha denunciati. E questa per Luciano è una cosa che non si fa negli ambienti criminali, è una cosa, cioè una cosa che gli ha dato fastidio, no? È una cosa, la classica cosa, insomma, che non è, che rovina un po' l'immagine della famiglia. Però innanzitutto concentriamoci sul fatto di cui parla Fazzari. Luciano si infastidisce per difendere Liliana e Togli Katia, si infastidisce con Giuseppe. Dice, quindi io sapevo che c'era questo, però sapevo pure che il gruppo era unito.
Allora, la vicenda di Sabina si è incontestabilmente verificata. Ne ha parlato anche la Cerreoni, ne ha parlato anche Luciano nelle dichiarazioni spontanee del 25 giugno del 2020, in cui dice sostanzialmente quello che ha detto Fazzari, cioè io non ho mai fatto arrestare, io non ho mai fatto l'infame, dice riferito a Giuseppe. Altra cosa importante, Fazzari, che è così legato a Luciano, dice io però di questa questione, perché gli si fa la domanda, no, dice io di questa questione relativa al terreno non ne ho mai sentito parlare, a riprova del fatto che nel 2014, quando Fazzari era a Porta Furba, questa questione che aveva creato dei dissapori su Giuseppe Luciano si era abbondantemente ricomposta, del resto anche la Cerreone aveva detto per un periodo non si erano parlati. Quindi entrambi i collaboratori, pur conoscendo bene la questione civilistica, cioè la Cerreoni, e la vicenda di Sabina, cioè Fazzari, hanno con convinzione affermato, guardate che questo è un unico gruppo, e hanno fornito una serie di elementi da cui desumere che si tratti di un unico gruppo. La Cerreoni ha detto no, ai colloqui per esempio mi accompagnava Luciano. Fazzari ha detto no, io li ho visti che uno passava le armi a un altro, stavano sempre insieme. Fazzari racconta l'episodio del 7 aprile 2014 in cui, quello di Gomorra, in cui Simone viene accolto come un eroe e scende tutto il vicolo, i componenti di entrambi i gruppi ad accogliere Consiglio scarcerato, la venerazione che tutti avevano per Casa Monica Vittorio, quindi loro indicano tutti questi elementi. In realtà però vedremo, io vi voglio sollecitare una riflessione su questo. Fazzari, scusate un attimo. Scusate, dicevo, Fazzari e Cerreoni, quindi nel dire questo, fotografano una situazione che si ferma al 2014, perché la Cerreoni non li vede dal 13 maggio 2014, Fazzari non li vede da pochi mesi dopo. Quindi loro, diciamo, nel 2014 dicono questo era un unico gruppo. Adesso vedremo come le risultanze relative agli anni successivi consentono di affermare con convinzione che si tratta di un unico gruppo. Certo, prima di analizzare c'è un passaggio che vorremmo affrontare. Sicuramente i due gruppi sono capeggiati da due personalità molto forti, lo abbiamo visto con i nostri occhi quando in quelle dichiarazioni spontanee del 25 giugno del 2020 hanno fatto quella specie di farsa. Adesso spieghiamo perché è una farsa. Quando Casa Monica Giuseppe prende la parola dopo che erano state fatte domande al capitano Lo Iacono, mi pare, su il maresciallo De Giovannis, e dice il maresciallo De Giovannis è quello che mi ha arrestato, e mi ha arrestato perché ha fatto l'infame Luciano, e Luciano ha preso la parola e ha detto ma quando mai, io rimando l'accusa al mittente, anzi ti denuncio per calunnia, e quindi hanno fatto tutta questa sceneggiata. In realtà Giuseppe Casamonica, poi apriamo anche una parentesi sulle sue fa quello che fa spesso perché è abituato male, diciamo, nei processi. In questo processo speriamo che cambierà qualcosa. Cioè lui parte da un dato vero, cioè il capitano Lo Iacono che dice nel 2015-2016 abbiamo intercettato telefonate fra questo maresciallo e Luciano, e mi pare di poter dire che fosse Luciano era il confidente. Dato vero. Lo strumentalizza per inventare di sana pianta questa storia a uso e consumo del tribunale, per dire cosa? Per dire ma vi pare mai possibile che facciamo parte della stessa associazione se lui è l'infame che mi ha fatto arrestare? Questo non è vero e vi è prova in atti, a parte quello che dice Luciano, che ha ragione Luciano su questo. Perché di questo maresciallo De Giovannis, Presidente, voi trovate traccia già nei quaderni della Cerreoni.
Nel quaderno consegnato il 18 luglio del 2015, storia numero 4, lei dice: i Casa Monica, soprattutto i parenti di Giuseppe, odiano questo Paolo, maresciallo dei carabinieri di Trastevere, perché sospettavano che avesse acquisito le informazioni che avevano portato all'arresto di Giuseppe Casamonica. Da chi? Dagli zingari rom che sono stanziati vicino al supermercato Triscount del campo rom. Questo era quello che si diceva all'interno della famiglia di Casamonica Giuseppe, che fossero stati altri zingari, non Casamonica Luciano, a fornire questa informazione. Nello stesso quaderno la Cerreoni, e siamo nel 2015, scrive ultimamente, cioè nel 2014, perché lei non li vede da tempo, questo maresciallo se la faceva anche con Casamonica Luciano. Ma su questo punto la Cerreoni, poi del resto le sono state fatte anche domande, non dice mai, perché non è mai accaduto che nessuno abbia mai insinuato, che nessuno abbia mai sospettato che Casamonica Luciano avesse fornito un contributo, una notizia, un'informazione che aveva portato all'arresto di Casamonica Giuseppe. Proprio quello che scrive la Cerreoni qua lo dimostra senza ombra di dubbio. È Casamonica Giuseppe che l'ha inventato di sana pianta per, come dire, fornire un argomento contrario alla tesi dell'unitarietà del gruppo. E devo dire che poi a questo si è prestato anche Casamonica Luciano, perché quella è stata una farsa, ma veramente una buffonata, quando hanno fatto dichiarazioni spontanee entrambi. Uno: tu sei un infame, l'altro: io ti denuncio. Abbiamo fatto un accertamento al CCP recentissimo, non c'è nessuna denuncia presentata da Casamonica Luciano o per conto di Casamonica Luciano nei confronti di Casamonica Giuseppe. È stata una farsa, non è stata l'unica a cui abbiamo assistito, perché le dichiarazioni spontanee di Casamonica Giuseppe insomma, sono la costante di questo processo, ce ne sono alcune indimenticabili. Ma voi vi ricordate l'udienza del 28 gennaio 2020, quando ha costretto a interrompere l'udienza sostenendo che c'era uno nel sito riservato che stava suggerendo le risposte alla Cerreoni, e poi è stato sbugiardato dal cancelliere? O vi ricordate quando all'udienza dell'8 ottobre 2020, per minare l'attendibilità della frittella, si è inventato di sana pianta che la frittella aveva avuto una relazione sentimentale con lui? E poi ce n'è una veramente che merita un discorso a parte, e lo faccio, e che dovrebbe far riflettere il Tribunale, sia come 133, sia anche sulla arroganza, proprio sul senso di impunità. Ed è la dichiarazione in cui lui, nell'udienza del 14 maggio gennaio del 2021, che fa? Allora, cosa può fare lui? Lui poi, diciamo, ha una visione un po' distorta della vita. Come vedete, ci sono sempre di mezzo tradimenti, donne, ha detto pure lui che il suo vizio sono... Quindi lui, quando deve minare l'attendibilità di qualcuno, ci infila, insomma, l'aspetto, diciamo, pruriginoso, diciamo così. E inventa di sana pianta una relazione fra Fazzari e la Cerreoni, giurando pure sui figli e sui nipoti, meno male che non ha poteri di questo tipo, e dice testualmente: di questo lo sanno tutti, tranne al Tribunale, che non ne è a conoscenza. Ma pensate che senso di impunità. Ma se questa dichiarazione, a parte che Fazzari e Cerreoni non si vedono dal giorno del sequestro di persona, e la Cerreoni li odia, a Fazzari e alla Ranieri, ma se questa... se questa affermazione avesse avuto un minimo di addentellato nelle risultanze processuali o in qualsiasi cosa, ma la difesa non avrebbe esplorato questo aspetto. Non sono state fatte neanche domande ai collaboratori su questo aspetto, perché è un aspetto inventato di sana pianta. Però Casamonica Giuseppe, che si sente molto intelligente evidentemente, o pensa che gli altri siano molto stupidi, offre questo argomento, lo sanno tutti, ma tutti chi? Chi lo ha mai dimostrato? Ma si può arrivare a questo livello di impunità? In un processo di mafia in cui ci sono due collaboratori, inventi di sana pianta, che hanno una relazione sentimentale, sto parlando, insomma, diciamo che ormai il mondo va da un'altra parte, questi non sono più argomenti che avrebbero la presa di qualche anno fa. Torniamo alle cose serie, lasciamo perdere le dichiarazioni di Casamonica Giuseppe. Torniamo all'unitarietà dei due gruppi.
Come ho detto prima, ci sono le convergenti dichiarazioni dei collaboratori che indicano una serie di argomenti di riscontro e che sono ferme al 2014. Noi però abbiamo una serie di elementi successivi che consentono di superare senza ombra di dubbio ogni possibile relazione sul fatto che i gruppi siano due piuttosto che uno. No, qua il gruppo è uno. Qua il gruppo è uno senza ombra di dubbio. E anche qua, cos'è la prima cosa che ci soccorre? È quella bellissima ambientale dell'11 marzo del 2016, che è talmente importante che a volte l'appello pensavo fosse una telefonica, ma lasciamo perdere. È progressivo 1765 RIT 8802 del 2015. In questa conversazione ripetutamente si fa riferimento al fatto che fanno parte di un unico gruppo, perché la conversazione all'inizio ci sono Guerino, Emanuel, a un certo punto anche Ciccillo, ma quelli che ci sono sempre sono Pasquale e Consiglio, e Pasquale e Consiglio appartengono ai due sottogruppi diversi, Consiglio a quello di Luciano, Pasquale a quello di Giuseppe. Leggetela, è inequivocabile, sappiamo che persone siamo, è quello che gli dice ripetutamente Consiglio, io sto in prima linea insieme a te. A un certo punto gli dice: tu per me sei come un figlio, chi ammazza a te ammazza a me. E poi ci sono una serie di riferimenti a casa Monica Giuseppe, perché gli dice Simone: sei figlio mio tu, a Pasquale, non c'è tuo fratello, ci sto io. E Pasquale risponde: lo so Simone che mi stai dietro, lo so. E poi insiste Simone: se tuo fratello fosse stato fuori, quindi sta parlando di casa Monica Giuseppe, a questo punto è sicuro che erano i liberi Massimiliano, Salvatore e casa Monica Domenico in quel periodo, se tuo fratello fosse stato fuori sarebbe andato diversamente. Adesso ci sono io, quindi questo serve anche per dire che lo stesso Consiglio riconosce un ruolo di leadership a Giuseppe. Ma andiamo avanti di questa conversazione, perché in questa conversazione c'è anche un cenno agli scherzi che hanno avuto evidentemente Luciano e Giuseppe, che sono superati, tanto che Simone dice: ti posso dire una cosa, io con tuo fratello io non gli ho mai girato le spalle. E Pasquale risponde: ma io gliel'ho detto in faccia. E questa conversazione è la conversazione in cui entrambi decidono e valutano insieme se fare un'azione militare a cui avrebbero partecipato altri componenti del gruppo contro un altro gruppo. Ma veramente vogliamo dire che non è lo stesso gruppo? Che non sono nello stesso gruppo questi due signori? Oppure c'è la vicenda di Alabiso Marco, che viene valorizzata anche dalla Corte di Cassazione per dire che è un unico gruppo. Il debitore, cioè Domenico, va in carcere, se lo prendono in carico Simone, Luciano e Giovannina detta Romina, gli estorcono somme di denaro e gli dicono che servono per pagare i carcerati, e i carcerati in quel periodo sono quelli del gruppo di Giuseppe, Enrico, Massimiliano, anche Pasquale a un certo punto, Domenico. E poi c'è un'altra vicenda inaudita che dimostra la compattezza del gruppo, ed è quello che è successo il giorno dell'incidente probatorio di Vizzi Fabio, il 16 giugno del 2017. Questa è una vicenda inaudita, perché sul Pizzi viene avvicinato e intimidito al primo piano della palazzina A di Piazzale Clodio. E chi ci va a intimidirlo il giorno dell'incidente probatorio? Liliana, reggente del gruppo Giuseppe, e Simone. Non è che si porta uno degli altri fratelli, si porta Simone. Poi leggete le conversazioni intercettate in cui sul Pizzi dice: mi volevano intimidire, è venuto Simone, quello là che è un bel cinghiale, mi volevano intimidire. E anche questo dimostra il senso di impunità di cui ho parlato fin dalle prime frasi di questa requisitoria. A Piazzale Clodio, dove si deve fare l'incidente probatorio, e quella era un'udienza in camera di consiglio, ovviamente non sono andati per assistere all'udienza a cui non hanno potuto assistere, sono andati per intimidire il teste sul Pizzi Fabio. E chi ci è andato? Un componente di un gruppo e il componente dell'altro sottogruppo, che fanno parte di un unico gruppo.
Tant'è vero che anche davanti a questo tribunale Sulpizi dice sì, c'era pure Simone, uno del suo nucleo familiare. E poi, sempre per dire che un unico gruppo, c'è la posizione di spara, Ottavio detto Ciccillo, poi l'affronteremo nel corso dell'ultima udienza, però ve lo posso anticipare. Ciccillo proprio dimostra plasticamente il collegamento fra i due gruppi, perché lui è legatissimo sia a Casa Monica Pasquale, a Casa Monica Guerrino, a Casa Monica Liliana, sia a Casa Monica Luciano, a Casa Monica Consiglio, da cui prende ordini, come dice Fazzari. E poi c'è la vicenda di Terrorefice Domenico, altro debitore che si passano da Spada Domenico a Casa Monica, e ci sono conversazioni pure con Consiglio detto Simone. Per questo la Cassazione arriva alle conclusioni a cui è arrivato in quella sentenza del 9 gennaio 2019, che è superata, ma è superata perché abbiamo molto di più. Ultima cosa, così introduco la tematica che dovrà trattare il collega Luciani, che riguarda l'attività in generale usuraria ed estorsiva a cui è dedito il clan. La principale attività dei Casamoni, quella da cui diciamo, hanno creato le loro fortune, poi si sono allargati negli stupefacenti, eccetera, eccetera, e senza dubbio l'usura. E su questo hanno reso dichiarazione entrambi i collaboratori, e a mio modesto avviso quelle più importanti le rende Fazzari. Le rende Fazzari perché Fazzari sul punto è molto esperto, sia perché è stato vittima di usura da parte di Casa Monica, di Casa Monica Massimiliano, quindi sa benissimo qual è il meccanismo, come funziona, sia perché è stato poi coinvolto in un'usura e in un'estorsione, quella ai danni di Checchi Fabrizio e Leo Eulalia. E lui dice pochi concetti chiari. Primo, i Casa Monica sono tutti usurai. Per quello che mi risulta, di solito il tasso è al 20% mensile a capitale fermo. E abbiamo visto che diversi testi hanno parlato esattamente di questo, per esempio Checchi Fabrizio. Terzo concetto, in caso di ritardo nel pagamento, sostanzialmente il debito aumenta in modo esponenziale ed arbitrario, e se non paghi, dice testuale Fazzari, sono botte a rotta di collo. E la vicenda sul Pizzi è emblematica da questo punto di vista. Guardatelo quel video, guardate, fa veramente paura. Guardate come cambia faccia Pasquale quando sta per colpire sul Pizzi, fa paura. Come è lo stesso atteggiamento, la stessa espressione di Roberto Spada quando sta per sferrare la testata al giornalista Pier Vincenzi. Quel video fa paura, guardatelo, io ve l'ho prodotto da più di un anno. E poi dice, e poi se non paghi nonostante le botte sei costretto a cedere i beni. E ne abbiamo tanti esempi. Adabiso ha venduto la casa, Dell'Orefice ha venduto la casa, Sanità gli hanno tolto la casa. A Formica Simone e sul Pizzi Fabio, per ragioni diverse, sono riusciti a evitare questo, ma ne abbiamo traccia nell'intercettazione, perché Formica lo dice nelle intercettazioni, per esempio è quella con Marco Labiso del 24/10/2016, sempre il solito progressivo 49/02, loro volevano mettere le mani sulle case, volevano mettere le mani su tutto, ma io non glielo ho fatto mettere, non ci casco, perché la macchina è intestata a mia madre, la casa è intestata a mio padre, e quindi Domenico Spada la casa non è riuscito a toglierla a Formica, a Del Gaudio sì, però, per esempio. Anche sul Pizzi Fabio ha detto, pure nel video lo vedrete, che dice c'ho una casetta, la vendiamo e ti posso dare i soldi. Di Marzio Caudio dice, Laurito Daniele, è riuscito a evitare di dover vendere la casa perché ha pagato. Quindi, e anche questo è significativo, perché Di Marzio Caudio era estorto non dai nostri Casa Monica di Porta Furba, ma da Casa Monica Cristian e di Silvio Gelsomino, dalla Romanina. Ma la metodologia era sempre la stessa. E poi sempre nel diciamo, decalogo dell'usura barra estorsione aggravata dal metodo mafioso esposto da Fazzari Massimiliano, c'è un altro corollario, è che non si guarda in faccia a nessuno, anche se hai un rapporto di amicizia. Lui lo dice chiaramente, l'amicizia è una cosa, gli affari sono un'altra, ti posso fare un tasso inferiore ma devi pagare. E ne abbiamo esempi, perché ci sono persone offese di questo processo che sono legate da rapporti anche di amicizia con i Casa Monica: Migliarini Enrico, Dell'Orefice Domenico, i due di Bartolomeo,
Primo Giovanni, il figlio di Sanità Ernesto, a cui tolgono la casa, era uno che era amico di Giuseppe Casamonica, come ha spiegato la Cerreoni. E queste dichiarazioni del Fazzari sostanzialmente convergono sotto molti aspetti con quelle della Cerreoni, anche con riferimento alla modalità di recupero del credito, e su questo convergono anche con quelle del Furuli. E la Cerreoni ha spiegato in modo chiaro che l'usura costituisce da un lato un modo per investire proventi di altre attività delittuose e dall'altro una forma di autofinanziamento del sodalizio. Ecco perché queste usure e queste estorsioni per noi sono tutte aggravate non solo dal metodo mafioso per le ragioni che ho detto prima, ma anche dalla finalità di agevolare l'associazione, perché è una forma di autofinanziamento del sodalizio, l'usura e l'estorsione. Ultima cosa, ultimissima flash, noi riteniamo di aderire a quella giurisprudenza, anche perché secondo noi è pacifica, per la quale usura e l'esercizio abusivo del credito concorrono, perché offendono beni giuridici diversi. Da ultimo questo principio è affermato, diciamo, in una sentenza della Cassazione, che è quella sul cautelare dell'operazione Noi Proteggiamo Roma, che ci fa particolarmente gioco, perché diciamo è un'associazione che è perfettamente speculare la nostra, cioè quella della Romanina, sempre di Casamonica. Il principio viene affermato in diritto a chiare lettere. Una sola chiosa e poi ho finito. Purtroppo lo sappiamo tutti, no? Lo sapete anche voi, che queste sono usure travestite da esercizio abusivo del credito, perché le persone offese per paura non ci hanno fornito alcun tipo di apporto e non potendo determinare il tasso usurario abbiamo dovuto procedere a una contestazione meno grave. Però che si tenga conto anche di questo quando poi dovrà essere valutata la sussistenza del delitto di associazione mafiosa. Io, Presidente, ho finito. La facciamo, se vogliamo fare una piccola pausa. Facciamo una piccola pausa di 10 minuti, va bene? E poi riprendiamo la discussione.